Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? E con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Dimmi, ma con chi credi di parlare tu? Buongiorno, buongiorno, Super 8 Bit, trasmissione di rock, cinema e nichilismo sulle frequenze di 103.3 Radio Popolare Roma, dentro il progetto Rock AM, voluto e desiderato e creato da Prince Faster. In voce Francesco Alò, con me Andrea e Andrea, Andrea Bonucci e Andrea Corallo, Super 8 Bit. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare Roma. Come, buongiorno sì. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grande. A luogo grande. Va bene, allora trasmissione di rock, cinema e nichilismo, però Marco ha scritto un sms mentre Natalia era in voce. Natalia, che salutiamo, ringraziamo. Marco ha scritto: buongiorno da Marco. Era nello spazio di Natalia prima. Certo. Spazio serissimo, giornalistico, a differenza del nostro, di vera radio. Di vera radio. Buongiorno da Marco. Penso che l'atteggiamento di B, chi è B? Bruno Viale. Penso che l'atteggiamento di B di ieri abbia messo in ridicolo lo Stato italiano. Forse vuole chiedere l'infermità mentale. Ma forse Italia, forse con la Z o con la S? Non lo so, però ci sembrava giusto. Natalia 1002 sms dell'amico Marco.
legato al dibattito, appunto, come al solito, interessantissimo, che la nostra amica Natalia aveva introdotto. Innescato e introdotto. Dopo di noi, Elisabetta e Antonietta continueranno a pompare musica, perché loro pompano musica terrificante all'interno del palinsesto di Rock AM. Ma Super 8 Bit, oggi abbiamo cominciato anche prestissimo. Ma che bello! Infatti, non ho parole, io non riesco a esprimere la mia felicità. Infatti, forse la felicità è un po' troppo. Puoi dire grande. Noi siamo qui grande, ecco, sì, ci piace molto. Allora, sei film oggi di cui parlare, ma anche un imbarazzo da parte di Super 8 Bit, redazionale, editoriale. Abbiamo oggi, sarebbe dovuta esserci la quarta puntata, e uso questo condizionale anche veramente con amarezza e imbarazzo nei confronti degli ascoltatori. Ci doveva essere la quarta puntata di Silvio a casa, una rubrica che peraltro stava andando molto bene, ottenendo un grandissimo successo di pubblico e critica, con tanta fiducia da parte degli ascoltatori. Era la rubrica dove Silvio Berlusconi commentava, come solo lui sa fare, i classici dell'erotismo cinematografico mondiale. Poi diciamo prendeva una deriva strana ogni volta, però provava, aveva affrontato Ultimo Tango a Parigi, aveva ricordato Malizia di Salvatore Samperi, aveva polemizzato con il Nagisa Oshima molto, di Ecco l'impero dei sensi, ci dice anche delle chicche, però ci dice mi dispiace, allora, che aveva anche annunciato lui per primo, cosa che di solito non faceva, l'Eyes Wide Shut di oggi, anche con una certa vehemenza. Quindi era questo il film, perché non era chiaro. No, aveva proprio imposto anche la linea editoriale. La settimana prossima parlerò di Eyes Wide Shut. Allora, è stata una settimana molto complicata per Super 8 Bit, veramente molto complicata. Beh, pure per Silvio. Lui si era dimesso dal programma. Poi a un certo punto invece è tornato dicendo, anche scusandosi, no, una riunione fiume. Voglio continuare a fare la rubrica. Si era anche proposto di finanziare il programma di Super 8 Bit e anche Radio Popolare Roma. Ma poi gli hanno ricordato che eravamo un po' molto a sinistra. Voleva dare 4 miliardi qua. E poi da ieri invece. Che non lo quindi c'è stato prima mollato, poi era ritornato e da ieri non lo sento più. Non sappiamo se ci sarà la rubrica. La vivremo così, così al momento. Appesi. Va bene lo stesso. Mentre invece sappiamo che torna Umberto Bossi, a grande richiesta, perché il suo intervento su Rush, il film di Ron Howard della settimana scorsa, non è stato correttamente decodificato da molti ascoltatori di Radio Popolare, che hanno scritto gli era piaciuto. Tendenzialmente era un giudizio, insomma, abbastanza. L'abbiamo ben capito. Però avremo Umberto Bossi, l'abbiamo ricontattato, perché noi questa è una trasmissione di cinema. Noi parliamo di cinema con i politici, con tanti, perché il cinema è nel cuore di tutti, è nella testa di tutti. Sempre con politici parliamo. Vabbè, è un'arte popolare. Un'altra volta parleremo di altro. Il cinema è diffuso. Insomma, è anche un modo. Il cinema è universo. In un momento, mi pare, difficile per l'Italia. Mi sembra. Per evadere mentalmente. No, è anche per parlare di cinema con personaggi abituati a parlare di altro, ai quali anche imprigionati da noi, no? Dei ruoli. Vabbè, comunque, sei film oggi in sala, continuano a uscire tantissimi film ogni giovedì che oggi però almeno siamo un pochettino scesi nella concezione del cinema moderno, no? Sono solamente 6 film in uscita, il calendario, quindi va bene, il nostro critico invece del cinema di sé grandissimo. Guardate la faccia, ascoltatori, guardate la faccia, siamo alla radio. Peraltro Bonucci e Corallo, e qua lo dico solo una volta, reduci dal grandissimo successo di Italian Words, il programma che va in onda il lunedì sera su Radio Luis, prima puntata della nuova stagione di Italian Words, grande trasmissione, grandissima trasmissione di comicità radiofonica. Bonucci e Corallo lì senza di me, liberi di cazzeggiare, siamo liberi anche di dire il numero di telefono per i messaggi. Prima di quello, caro Corallo, dobbiamo dire che oggi premi e cotillon, grande successo per Super 8 Bit, che regala ai nostri meravigliosi ascoltatori premi e gadget cinematografici. Oggi regaleremo un gadget molto interessante, ancora impacchettato, ancora sigillato, questo per far capire la serietà, non si sente niente, delle carte da gioco, ma noi non sappiamo bene di altro, però va bene, carte da gioco, ma forse anche no, noi non sappiamo cosa contiene, perché è sigillato. Carte da gioco ispirate a un film, Now You See Me, va bene? Sì, tutti ricorderete sicuramente per la bellezza, insomma, un film
interpretazioni. Abbiamo visto un film non eccezionale, però un film che ha al centro la magia, e quindi potrebbero essere anche carte magiche. Bello, sì. Molto bello. Jesse Eisenberg protagonista, Ayla Fisher la fidanzata di Sacha Baron Michael Cohen, Michael Caine e Morgan Freeman, ci sono. Michael Caine e Morgan Freeman fa il presidente degli Stati Uniti d'America. Allora ha parlato di uno giovane, io ho parlato di una donna e tu di due vecchi, di due grandi vecchi, ragazzi, grandi io vecchi, mi schiero, ma due vecchi sono, io mi schiero, dai. Scusa, c'è anche Woody Harrelson e c'è anche Mark Ruffalo e c'è anche la francese Mark Ruffalo, quella di Bastardi senza gloria. Allora comunque Chloé Sevigny, ma a casa hai sbagliato clamorosamente, è l'Aubergiade, sì, allora quindi daremo, ci sarà una domanda facile risposta multipla, perché l'Italia vive il momento che vive, quindi un superautobit si adegua insomma alla difficoltà intellettuale del paese, quindi è facilissima la domanda, proprio quindi preparate, scrivete A, B o C e vincere delle carte. Dovrete mandare un SMS di risposta, la domanda sarà sulla carriera di Jesse Eisenberg, l'SMS che potete mandare anche per parlare con noi di cinema. Ma va sì, bene, cioè, potete, delle cose che avete visto. E io non rispondi, io sono esperto. E lui è esperto, allora, guarda che si occupa di cinema, si occupa di cinema. Pazzi che i cinema. E loro invece Frizzi e Lazzi contenuti, sempre con grande sobrietà. In un momento di vuoto noi ogni tanto c'è una battutina, un sorriso. Così. Una battuta. Dai Andrea, una battuta così su due piedi, dai. Veloce. Che cosa fa il signore che entra in pescheria? La splash. No, un pesce spada. Carino, molto carino. Beh, ecco, questo è il momento. Questo è l'effort, come dicono i nostri compagni anglosassoni, di Bonucci e Corallo alla trasmissione. Esatto, esatto. Benissimo. Allora, dove ci possono scrivere i nostri amici? Riso, per prima? Hai riso in maniera, riso, hai riso, non una risata pessima. Grande. Grande. Dai il 3-9. Sempre più spostato, sempre più basso. Però devi andare piano, che gli anziani non... Michael Caine ogni volta non riesce a scriverci. 393-899-2913, vado a ripetere il Morgan Freeman. Piano piano. 393-899-2913. Grazie. Oh, va bene? Nelle ultime due settimane abbiamo commentato circa 56 film. Li andate a vedere al cinema? Diteci che cosa ne pensate, va bene? Li commentiamo e basta. E preparatevi per il premio delle carte, va bene? Top, questo premio, Now You See Me, il film che poteva essere meglio. Dita al caldo, perché le tastiere devono tamburellare. Sarà una domanda dita sulla caldo. Carriera di Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg è uno degli attori preferiti di Superautobit. Ma sì, ma nel mondo. Siamo in continuazione. Bravo. Va bene, allora, non siamo lontanissimi dalla pausa GR, però entriamo nel vivo, ancora non sappiamo. Fai un po' un aggiornamento su Berlusconi. Guarda un po' se niente? Niente, non sappiamo niente. Ancora se verrà o no Silvio Berlusconi. Aspetta. Invece Bossi. Ma ancora sull'Ansa? Bossi sta in arrivo. Bossi in arrivo. Allora, facciamo la prima recensione. Prima di sentire Umberto Bossi, ex leader della Lega. Cos'è della Lega? No, perché prima ce lo chiedevamo, adesso che è lui? Alla radio è lui, è candidato segretario. Bossi. Candidato segretario. Ok, vabbè. Come Renzi, uguale. Ha rilasciato una dichiarazione affascinante, imperscrutabile, no? Anche non l'ha capita nessuno, sibillina, certo, sì. È intervenuto in modo meraviglioso, anche brusco. Abbiamo anche provato a interrogare l'oracolo del Monviso, ma voleva dire risposto. Qualche cosa sul Rush, voleva parlare di Rush. Quanto Umberto gli è Bossi, piaciuto, quanto, lui non, dice... non sappiamo, adesso dovrebbe tornare per dirci ancora che ne pensa di Rush. Intanto Il cacciatore di donne, primo film. Di solito gli ascoltatori di Superautobit, che insomma no, a voi non vi sanno che noi sanno qual è la nostra piccola peculiarità. Ci piacciono le donne. Siamo pervertiti. No, ma che stai a dire? Ma che è? Le sottane. Questo è un intervento veramente molto brutto. Molto goliardico. Pesante. No, che partiamo dal basso per arrivare verso l'alto. Come proprio nel... capito. E quindi i primi film di cui parliamo di solito sono quelli che... Ma un film sulla vita di Corallo, Il cacciatore di donne? No, Il cacciatore di donne potrebbe sembrare una commedia sentimentale con Gerard Butler, il protagonista. Era no? quello no, di Lex, no? Gerard il Butler. Cacciatore di ex. Con Jennifer Aniston. Invece è un thriller con Ryan Gosling. No. C'è Nicola Gabbia. Allora, è un brutto thriller, ma veramente brutto. Che però tratto da una storia vera, tra l'altro. Tratto da il più famoso serial killer, Alaschiano. Si dice così, Bonucci? Alaschi proprio. È quello che tira la slitta, no? Alaschi. No, ma Alaschi è l'aggettivo?
Alaschi, sì, sono gli Alaschi. Aleskian sarebbe. Sì, Alaschiano. Ma gli stati sfigati non hanno aggettivo tradotto. No, ma questo è Nebraschiano. Vabbè, comunque, serial killer. Alaska, non possiamo dire sfigata. Il più famoso serial killer australiano, sì, vabbè, Alaschiano, che operava ad Anchorage, Robert C. Hansen. E questo è il film tratto dalla storia vera. Sbudella vegani. Orribile. Noi cani, una cosa le donne. Proprio scritto diretto. Vanessa Agents, che è la cosa più bella del film. Allora, siamo in un Alaska gelido, dove una delle poche cose interessanti del film, mi piace il vapore acqueo che, finalmente, sì, un che film si, con il freddo c'è il vapore che acqueo che si vede finalmente. Quando parlano questi sì. Escono e parlano sì. E esce il come fumo fanno, da... fanno? Molto bello un po' formico. No, ho sentito qualcosa, sta arrivando adesso glielo facciamo parlare. Bruttissimo film, brutto. Veramente brutto e con un cast pazzesco. Siamo in Alaska, fa freddo, si gela, trovano queste donne in Sicilia, no? Squartate, proprio, dilaniate. Una però è riuscita a fuggire, Vanessa. È riuscita a fuggire, ma è una bambina, c'ha 12 anni. È riuscita a fuggire, fa la prostituta, morire, e anche una lap dancer. Va a parlare con qualcuno, ma nessuno sa la fila questa. Ma come? Ma perché? Lei piange, infatti, e si droga poi. Lei deve fuggire. Piange, si droga e continua a prostituirsi, perché è molto trascurata dalla società maschilista e anche ben pensante. Dell'Alaska. Sì, che sono quattro cani. Hanno freddo, probabilmente, c'è il gel, il vapore, non c'è il calore umano. No, le donne non le ascoltano. Che freddura! Non le andiamo avanti così, grande. Grande. Alaska. Allora, comunque, il film non procede, ragazzi. Sapete perché? Kuciak. Cos'è? Come si chiama quella? Kuciak. Chi è Kuciak? Kuciak. Tanto John Cusack, che è Cusack, che è un nostro idolo, perché è sempre stato quel ragazzo della porta accanto. Insomma, positivo, garrulo, va bene. Un uomo che diceva: io la amo e la voglio. E aveva difficoltà e lottava, va bene. E adesso le ammazza. E adesso le ammazza, le lega, le ammanetta. E fa dei giochi psicologici strani. Oddio. Sì, però è buffo, cioè lui non mi sembra un così adatto, cattivo nel non senso... è adatto. È, la, è il primo ruolo fortemente negativo di John Cusack, che è un fidanzatino d'America. Non a caso nei Perfetti Innamorati, che è un film che poteva venire meglio, di Joe Roth, con un grande Billy Crystal agente cinematografico. Nei Perfetti Innamorati lui fa il fidanzatino d'America insieme a Catherine Zeta-Jones, no? Il titolo originale era proprio I Fidanzatini d'America. In italiano divenne I Perfetti Innamorati. Alta Fedeltà, punti, premi, già da Sixteen Candles di John Hughes, non per soldi ma per amore, il film bellissimo diretto da Cameron Crowe, che era ragazzino, il regista di quasi famosi, ovviamente Vanilla Sky, Ti odio, ti sgozzo e no, questi qua, e meraviglioso Jerry Maguire. Insomma, Cusack è sempre stato questo, ovviamente Serendipity in chiave di commedia sentimentale, Alta Fedeltà per noi maschietti, un per film noi, importante, c'è la musica, il divertimento, c'è l'amore, e l'amore è John Cusack, che dice ma insomma dai, questo amore lo voglio. Ecco John Cusack, cosa chiamo? A un certo punto ha fatto anche Edgar Allan Poe in un film, no, perché non era proprio triplice ruolo, non gli viene bene. Come si chiama The Raven, quel film si chiamava? Sì. E lì lui era Edgar Allan Poe, ma anche Edgar Allan Poe, che lo sappiamo, era alcolizzato, segnato, acido, sempre arrabbiato. Invece John Cusack era simpatico, allegrissimo, con la barba nera. Noi gli facciamo fare le storie vere, allora, John Cusack. Allora, qui John ha scelto di fare il serial killer e Nicolas Cage è sulle sue tracce. Anche qui, una cosa ridicola del film. Nicolas Cage lo individua abbastanza velocemente. Però... perché e tutti la dicono... scena. Però tutta sempre quella società strana che è contro Vanessa Agents, che non se la fila, dice a Nicolas Cage: no, non è lui. Non è lui. E lui si fida. E Nicolas Cage sta lì un po'. Dice: ma perché trovato. Non è lui? Dice: no, ma è ben voluto nella società. Salutava e noi non sappiamo perché. Ma perché? Vediamo John Cusack che aiuta una persona a mettere una crema. E quindi da quella scena il regista ci dovrebbe convincere che lui è uno utile. Vediamo John Cusack in una scena un po' alla Dana Aykroyd di Una Poltrona per Due, che entra in un luogo di lavoro
in una volta per due c'è il famoso buongiorno, i 36 buongiorno, buongiorno a tutte e due quando incontra, incredibile, magistrale inizio, stupendo, fortissimo, Landy Stach ovviamente. E qui c'è una scena simile, lui che entra in un luogo di lavoro e saluta molte persone e Scott Walker con quella scena ci dovrebbe convincere che lui è proprio buono, fico, è carismatico, e invece è solo uno che solo entra, saluta e aiuta una persona a mettere la crema e quindi che in bravo, una specie che... di cornetto, mettiamo sempre la crema nel cornetto, lui l'aiuta. E allora, io ho pensato Scott Walker adesso proprio dopo la scena dell'Emma, Scott Walker ha pensato adesso lo spettatore l'ho convinto che Hansen è uno ben voluto nella società e che quando lo diranno a Nicolas Cage lo spettatore pensa, invece dato che Vanessa Hudgens si prostituisce, fa lap dance, potrebbe essere lei, cosa che potrebbe essere la cacciatrice di danne, la Vanessa di danne. Vanessa Hudgens ha una scena stupenda nel film, è la cosa più bella. Vanessa era esplosa con High School Musical, era tutta molto divertente bene, era anche fidanzata, non è ancora fidanzata con Zac Efron, si sono lasciati. Adesso è in una fase tutta scabrosa Vanessa, Spring Breakers di Harmony Korine, che abbiamo visto insieme, un film nichilista e al neon non male, e qua Vanessa continua a fare a giocare su ruoli molto scabrosi, ma lei ha uno sguardo molto sexy, a me piace molto, sì, è molto scabrosa. Ha una scena in questo film stupenda in cui tu pensi che possa avere un incontro saffico con una donna, invece si stanno drogando, quella la fa drogare per farla e lei è bravissima perché arriva e fa mi ricordi mia madre, si avvicina lei, Vanessa la fa quella. Ed è una scena molto che mi ha preso proprio in contropiede, perché tu dice pensi la Scott Walker è stato bravo, chi pensi spalma la crema sopra sul cornetto, dice, no, una mia cosa del mi ricordi mia madre fa uscire la scena da quella componente erotica bella, lesbica bella, che piace a noi piccolo borghesi etero, e diventa tutta un'altra cosa la scena. Vanessa Hudgens è la cosa più bella di un brutto film, va bene, lo possiamo dire. Va bene, allora prima di mandare la canzone c'è 50 Cent nel film che fa il pappone, manderemo a Radio Popolare Roma, manderemo prima del GR 50 Cent che fa il pappone, 50 Cent che prese un sacco di pallottoli in questo, infatti è un Inda Club, è uno dei grandi hit del primo, ma abbiamo Umberto Bossi con noi, è arrivato, buongiorno Bossi. Allora come no, sappiamo che ha difficoltà a parlare, non facciamo ironia perché è un portatore di handicap, cosa voleva dirci su Rush, perché non è stato chiaro il suo punto di vista su Rush. Niki Lauda, vabbè, questo l'abbiamo capito, sì. E poi può andare avanti anche, nel senso. Niki Lauda. Ancora Niki Lauda, solo se hai capito. Ma facendo tutto, ho detto che schiera l'autonomia. No. La Ferrari. La Ferrari. Ah, ho capito Ferrari, attenzione, aspetta. Niki Lauda si sia il federalismo. Niki Lauda del federalismo. No, Ferrari è un conto, federalismo è un altro, però. Ma la valia a piccare. Che fa? Faccio la macchina più veloce. La macchina più veloce. Federalismo. Perché le piace Niki Lauda? Le è piaciuto il film innanzitutto, signor senatore? Le scene di Nürburgring. Le scene al Nürburgring sono piaciute molto, da quello che ho capito. Ma tu sei l'unico che riesce a decodificarlo. Ma vi frequentate? No, però ho frequentato le miniere. Ma gli è piaciuto o no? Complessivamente. Corallo è un marocchino, ha detto, e quindi è anche un po' razzista in questo, però vabbè, non fa niente. Pontida. Che faccio io? La Pontida. Io che lascio. Certo, ok, non lo so se gli è piaciuto o meno. Okay. Allora, va bene, grazie. No, anche fatto un brutto. Allora, grazie a Umberto Bossi. È stato. No, vabbè, può andare via. Allora, è stato più. Sembra Austin Powers, non muore mai. Diglielo che è bravo. Abbiamo sentito Roberto Maroni è scemo, ha detto Niki Lauda è bravo, Roberto Maroni è scemo, ha detto lui. Il microfono. Spegniamo. Allora abbiamo sentito Umberto Bossi, adesso mandiamo 50 Cent all'interno del cacciatore di donne, è un pappone, è il pappone di Vanessa Hudgens, anche lui è bravo, c'ha un taglio di capelli normale, a me piace come attore. Mi piace come attore. Brutto film però, bentornati a Super 8 Beat. È cambiata la trombetta, sentito, mi piace, comunque è molto più glamour. Non c'è più quella voce sexy di donna 103.3
Benvenuto Peter. No, no, questa è l'elettrice del centro-sinistra. Di fare, esatto, aspetta, è l'elettrice del centro-sinistra. Quella è... Beh, che, grazie. Beh, quella è per mia madre. Grazie. No, quella sembrava Laura Betti che faceva Pazuzzu. Laura Betti l'esorcista di William Friedkin. Bellissimo. Beh, Betty Zuzu. Padre Callas. Perché la, 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 allora comunque, bentornati a Superato Beat, trasmissione di rock, cinema e nichilismo. No, nichilismo. Abbiamo già parlato del Cacciatore di donne di Scott Walker, bruttissimo thriller ambientato in Alaska. C'è il vapore, c'è Vanessa Hudgens, prostituta, no, bravissima, ancora in un ruolo scabroso dopo Spring Breakers, e c'è un Nicolas Cage molto stanco, Nicolas Cage enorme in Joe di David Gordon Green in Concorso a Venezia. Meritava la Coppa Volpi, che invece ha vinto no, l'ha vinta un greco, bravo. Un bellissimo film greco, bello. Ma l'hai visto che sul raccordo c'è scritto sulla segnaletica, sì, variabile, sì, il vostro gra, sì, ha vinto, è una cosa che a me dà un molto grave, che magari ma è sabaudo, cioè dal Piemonte, sì, sì, non mi dice il vostro gra, non il mio, il vostro gra ha vinto il Leone d'Oro. A parte il vostro gra, il vostro perché è populistico. Se ci sta la coda non lo sai, se ci sta l'incidente non lo sai, però sai che hanno vinto il Leone d'Oro. Il Leone d'Oro, peraltro, un Leone d'Oro più profondamente ingiusto per quanto riguarda Super 8 bit. Va bene, va bene. Il film sta anche facendo qualche cosa in sala, il film che sta andando meglio ovviamente è Rush. In un momento i puffi c'erano, ho capito, come media, vabbè, i puffi è una bomba, però puffi, ragazzi, nel tempo Rush sta reggendo alla grande, come era prevedibile. Certo. Gli incassi, ragazzi, sono tristissimi in questo momento. Tanto che Pupi Avati ha detto: non ce l'ha più nessuno al cinema. L'ha detto Pupi Avati, anche mio figlio, pure non va, vergogna, al figlio, figlio di un regista. E come si chiama? Come si chiama il figlio? Non lo sappiamo. Pupino. Pupi Avati 2. Pupino, Pupetto Junior. Pupi Avati 2, Pupi Avati 2. Allora, va bene, abbiamo sentito Bossi, leggermente più comprensibile. Umberto Bossi ai microfoni di Radio Popolare, leggermente più comprensibile su Rush. Non sappiamo, guarda un po' aggiornamento su Berlusconi. Niente. Allora, Silvio Berlusconi, la rubrica Silvio a casa, Berlusconi che rilegge i classici dell'erotismo. Non sappiamo, dopo tre puntate bomba, non sappiamo se oggi tornerà con però noi. Però possiamo tranquillizzare i nostri ascoltatori, perché male che va avremo Beatrice Lorenzin che elabora. Grande. Intanto avremo sicuramente Andrea Francesco Berni da Milano direttore editoriale di Bettes.it, che la ci darà la notizia del giorno. Di cosa ci parla secondo te? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo mai. Però sappiamo che no, lui ci dirà che la Lorenzin farà Lady Diana nel prossimo film. Sì. Bella introduzione al prossimo film. Grazie. Il secondo film di cui parliamo oggi. Intanto preparatevi sempre per la domanda su Jesse Eisenberg. Ridiamo il numero per SMS, caro Andrea. No, scusa. 393 8, beh, carina, 393 899 2913. Vado a ripetere per vincere le carte di Now You See Me. Sono carte preservative, chi lo sa? Non lo sappiamo. 393 899 2913. Non si può dire preservativa alla radio. Condoms. No, non si può dire. Nemmeno. Libera amore. Libera amore. Ah, ok, va bene. Va bene, allora andiamo avanti ancora con la depressione, ancora con un prodotto cinematografico non convincente, ancora con un fallimento. Non mi dire. Siamo nell'anno di nascita di Bonucci e Corallo. No, sì. ed è Diana. Diana. Beh, viva nel 92. Quanto siete giovani voi? Noi siamo molto giovani. Dite ai nostri ascoltatori quanto siete giovani. Noi abbiamo tanti così. Noi eravamo vivi e cognizioni quando morì Lady Diana. Assolutamente. Questo è bello. Sì, è vero. Io me lo ricordo ancora come se fosse ieri. Io non come se fosse ieri, però me lo ricordo molto bene. Sì. Beh, brutta era botta. Il lontano 1997. Ma quando è morta? Sì, però il film è nel 92. No. È ambientato nel 92. Lei ha avuto la relazione con il cardiologo. Adesso ti dai una calmata. Allora, il film racconta. Bevi meno caffè. Chi è il critico? Aspetta, chi è il critico qui? Chi è Corallo? Non sono io. Il massimo esperto dei Monty Python in Italia e nel mondo, e questa è una palma. No, nel mondo è una Brian. Il vostro Alò ha vinto. Il vostro Alò ha vinto il Leone d'Oro. Perfetto, ecco. Hai capito? Ecco. Allora, tu non sai niente. Non l'hai visto? L'hai visto il film? L'ho visto io. Io l'ho vissuto. Io ero all'Isola d'Elba, giocavo a biglie, è uscito uno dal bar. La sapeva. Ma tutta così, la spiaggia proprio a biglie giocavo. Io giocavo una scena orrenda. Era il 43, eravamo lì tutti quanti. Il 43. Sì, il boom economico doveva ancora arrivare. Grande. Allora, sto Diana. Grande aneddoto. Non è grande. Diana. No. Allora, intanto per rassicurare quale saltato, il film racconta gli ultimi due anni. Quindi non il 92, gli ultimi due anni. Poi ci sono delle piccole cose anche prima del 95. Ma c'è un errore. Sostanzialmente. Ma è arrabbiatissimo. Ma che c'è un errore? Ma racconta, lei
fatto la storia con il cardiologo. Tra l'altro è ridicolo il cardiologo. L'ho visto, è ridicolo. C'è la panza. Allora, lo fai te il film. Lo faccio io. Secondo me non mi piace molto il cardiologo come è fatto, perché non ci crede nessuno. Poi tra l'altro ha la faccia palesemente del 95, ma invece del 92. Tutta la maraviglia. Anche la moda del tempo è sbagliata. Cioè, nel senso, perché tu fai un film ambientato nel 95 con la moda del 92? Cioè, che senso c'è? Poi è stato l'ultimo amante prima di Dodi. Perché alla fine della storia. Ma Dodi è finto. Dodi non è vero. Dodi è finto. È l'amante di copertura. Esatto. Sì. Sì, sì, allora, sì, questa sì, è la cosa che mi ha colpito di più, perché qualcosa sapevo anche io della povera principessa Diana Spencer. Questo è il film che attendevamo un po' tutti, uno dei film più attesi del 2013. Lo attendeva soprattutto la povera Naomi Watts, che probabilmente puntava all'Oscar. È un grande ruolo, come insegna Daniel Day-Lewis per Lincoln, il grande uomo politico, la meravigliosa Mary Streep del film su Margaret Thatcher, dove è incredibilmente brava come sempre. Qui Naomi Watts puntava all'Oscar, grande personaggio pubblico, uno dei miti del Novecento, morto tragicamente molto giovane, quindi insomma, rientra tutti i canoni dell'immortalità, esatto, cinematografica, e della appetibilità cinematografica. Un disastro clamoroso, no, brutto, distrutto proprio. Perché intanto Naomi Watts è una orribile Diana. Ma sì, come? Orribile. Di solito migliora, no? Certo. Guarda la Thatcher, insomma. Esatto. migliorano, anche se lì hanno fatto un lavoro sopraffino, soprattutto la prima scena che io adoro del film sulla Thatcher con Mary Streep. Tu vedi questa vecchina veramente brutta e fa la fila. Esatto. C'è tutta la differenza tra una democrazia vera è un paese ridicolo come l'Italia, e quella donna è la potentissima Margaret Thatcher. Belletta la fa la fila, però, dai, va anche a comprare il latte e i Plasmon. Si può dire latte? Si può dire Plasmon? Ah, ok, grande, scusa, grande. Ecco il latte. E quindi il disastro è proprio come Oliver Irschbiegel, che è un bravo Irschbiegel. Che ha fatto Irschbiegel nella vita? Ha fatto quattro nazisti in corda, in corda. Una cosa simile, ma questo è matto, è veramente matto. Ha fatto un film simile, ha fatto un film che in Germania ha fatto molto discutere, film bellissimo, La caduta, sugli ultimi giorni nel bunker di Adolf Hitler e Compagnucci, il cane lupo. Chi è Compagnucci? Amico? Mirko Compagnucci. I Compagnucci nazi, che erano rimasti vicino ad Adolf. Film che in Germania ha fatto discutere i nostri amici tedeschi per anni. Film splendido. Bello, quindi. La caduta. Irschbiegel viene dal commissario Rex. Si è fatto le ossa lì. Un film stupendo su una rivisitazione thriller di una sorta di Grande Fratello, The Experiment, con Moritz Bleibtreu, che divenne molto famoso grazie a quel film. Attore norvegese. Ma ti ricordi qua? Infatti, io ho detto il commissario Rex. Ti ricordi quando Hitler lecca tutto Goebbels? Quello era La caduta. Era una scena con l'immenso Bruno Ganz, uno degli angeli del Cielo su Babellino di Wenders, che faceva Hitler. Ok, quindi c'erano tutte le carte in tavola per fare un buon film. Oliver Irschbiegel è bravo, fa parte di questa schiatta di nuovi registi tedeschi che vanno anche a Hollywood, come Schwentke, forse è ancora in sala con il brutto Ripped, che tutti noi abbiamo già dimenticato. Una cosa, l'ex marito di Scarlett Johansson, Ryan Reynolds e Jeff Bridges, esatto, buon corallo. E nella poi bara, Ryan Reynolds, anche Van Donne Schmangel, che è il regista delle Vite degli altri, e anche di The Tourist, che era un film orribile dove Johnny Depp aveva le guanciotte e fumava la sigaretta elettrica. Che cade nell'acqua, che guida il coso, anche quello terribile. Van Donne Schmangel però aveva, Florian si chiama, è uno alto 2,10 metri, simpaticissimo, aveva vinto l'Oscar per il bellissimo film Vite degli altri. Ci possiamo mettere anche Wolfgang Becker, in questa schiatta di registi tedeschi capaci di andare anche a Bro. Che bravi. Perché scusa, Hans Heike Roba non lo vogliamo mettere. No, Hans Heike Roba è morto l'altro ieri. È morto. Che mi dici? Mannaggia. Hans Heike Roba. Hans Heike Roba. Se lo ricorda? Sì. Vabbè, allora, comunque, il film è bruttissimo perché Lady Diana non funziona. Naomi Watts no, quindi. Naomi Watts no, non anche regge, se sul cartellone non regge la corona. Naomi Watts è simil. Non regge la corona. Non è simil per niente. Cioè, è una cosa devastante. Naomi Watts nel film. Se tu vedi, Diana era 1,78 m, la Watts è 1,64 m. Voi mi direte, va bene, ma Alan Ladd. Ma il cinema poi è a lungo. Alan Ladd era nano. Tom Cruise gli mettono le scatole sotto, mettono
mettono nelle fosse, certo. Scavano le fosse e mettono le attrici vicino a Buon Tom. Rosamund Pike per Jack Reacher ha subito sicuramente le stesse, è il doppio di lui, però quindi il cinema serve per migliorare, per risolvere questi problemi. Naomi Watts è una bravissima attrice. Ma Oliver Hitchcock sbaglia tutto, la inquadra sempre dall'alto, e quindi lei si vede che è uno sgorbietto, è minuscola. Peraltro le fa anche togliere le scarpe in più di una scena, quindi ancora più gnappa. Il naso prostetico finto non convince. Gli incisivi della Watts sono molto ingombranti e invadenti nell'inquadratura, e invece Diana aveva dei denti perfetti. E i capelli invece? E i capelli Stoppacciosi, quindi insomma è un disastro la Naomi Watts Diana. Povera. Diana era un fuoricampo molto potente in The Queen di Stephen Frears, era molto bella, tra le tante cose belle di quel film splendido, il fatto che la regina d'Inghilterra sentisse e fosse molto irritata dal grande carisma di Diana, che era morta da poco, e tutto il popolo la amava, e infatti è uno dei temi tra i tanti molto interessanti di The Queen di Stephen Frears. La regina sentiva che c'era questo fantasma, no? Che aleggiava su Buckingham Palace, di una donna che fondamentalmente era stata respinta dalla corte per tanti motivi, quindi amata, e che era molto amata a differenza sua, era uno dei temi principali, e quindi la regina, e lì Diana era un fuoricampo, facile essere un fuoricampo, qua invece i ragazzi avevano il compito difficilissimo di metterla in campo dalla prima inquadratura all'ultima, 113 minuti, un disastro senza precedenti, non perché lei non sia in grado di fare l'accento, le attrici australiane, peraltro Kate Blanchett insegna, sono al top per quanto che riguarda la capacità di che deve avere ogni grande attore di cambiare accento, di assumere accenti diversi di varie parti del mondo, quindi lei l'accento inglese lo fa benissimo. È drammatico proprio fisicamente il lavoro che Hirsch Bigel ha fatto su Naomi Watts. Bisognava prendere, come fece Tornatore con la Bellucci per Malena, un bravo regista, soprattutto su un film dove è fondamentale la protagonista femminile, cioè il film si intitola Diana, c'è lei, tutti pensiamo a quello, doveva curare molto di più la resa cinematografica della povera. Quindi è un discorso di make up oppure anche di regia. Lei sembra tutto. Lei è minuscola nel film, anche lì, anche se è nana, Alan Ladd era nano quando recitava con Sophia Loren. Il cinema è trucco, non è teatro, e quindi puoi fare quello che vuoi, puoi mettere nelle buche le attrici alte, o puoi mettere, come succedeva con Alan Ladd, puoi metterlo sopra una scatola di legno, e certo, poi fai l'inquadratura dove è alla stessa altezza della Tom Cruise. Gli abbassano le porte. Sai che è nano Tom Cruise? Allora, il problema è nella regia, allora, fondamentalmente. Che l'ha sbagliato. Perché tutto, la Watts proprio. Invece, ma la Watts, poveraccia, bisognava cambiarle i denti, cioè metterle una dentiera, o bisognava fare meglio il naso, bisognava chiaramente non farla risultare così bassa nel film attraverso angolazioni della macchina da presa, e il film ha anche una fotografia sciattissima, molto piatta, non c'è nessun tipo di contrasto cromatico, una cosa devastante da produzione televisiva. Sembra veramente il commissario Rex, però il buon Oliver tutti si è fatto le ossa sul commissario Rex. Questo non doveva essere il commissario Rex a livello visivo, doveva essere qualcosa di più, quindi è un disastro pazzesco. Poi arriviamo a Cannes, l'ira di Cannes, si arrabbia pure. Cannes è il cardiochirurgo pakistano, anche Naveen Andrews è un attore meraviglioso. Qua somiglia a Mel Gibson per tutto il film, cioè Mel Gibson ben modificato, con dei capelli ridicoli, te ne sei accorto pure dal trailer. Ecco, che... cioè uno che si accorge dei capelli orribili già dal trailer vuol dire che proprio pensa che li vedrai per tanto tempo quei capelli orribili. Se ti hanno dato fastidio nel trailer, immagina il film. Ecco. E poi la loro storia d'amore è tristissima, scialba. A un certo punto vanno a fare anche una gita per le nebbie inglesi e cominciano a giocare con un granchio. Ma e parte nemmeno di Jacques Brel. È una cosa che io pensavo a proiettili. È un disastro. Quindi non sono nemmeno credibili loro due, né come amanti, né tantomeno come innamorati. Ragazzi, è un disastro totale. E poi, soprattutto, se Naomi Watts ribecca Oliver Spiegel a un ricevimento, gli deve. Ma lo deve proprio fare a pezzi.
perché il regista ha sbagliato completamente il compito. Il compito era quello di portare Naomi all'Oscar e Oliver ha fallito clamorosamente. Sarebbe stato facile per un film del genere. Dodi Al-Fayed è assolutamente un pretesto. Diana vuole fare ingelosire Khan, che l'ha mollata, e non vi dico perché, perché anche quello è molto ridicolo, però insomma, comunque Khan è un pakistano estremamente rigido, sì, e anche un po' terra terra come persona, gli piace il junk food, è un tabagista e ti fa molto il calcio. Così Diana anche è una ragazza nel film molto poco, molto sgradevole anche la mancanza di coraggio della produzione, della regia, di prendere una posizione su Diana, certo, manipolatrice dei media o reale eroina dei reietti, come era poi, no, Diana. Oliver Spiegel non prende posizione e non è nemmeno ambiguo, e questo dà molto molto fastidio. I due fanno schifo come amanti ed è un disastro. Il film è quello che è, veramente brutto brutto brutto, e non ce l'aspettavamo. Vabbè, no. Naomi Watts distrutta, attese proprio disattese, sì Oscar se lo scorda. Larghe sceneggiatura disattese, ridicola, personaggi che non abbiamo mai visto prima intervengono e sono emblematici e sono fondamentali. Tu hai detto che l'Oscar Naomi Watts se lo scorda, giusto? Sì. Io 10 euro sull'Oscar di Naomi Watts me l'andrei a giocarsi. Allora, ma che commento? No, ci deve uscire a cena. Ah, pure perché effettivamente ci sono altre donne che hanno impersonificato grandi icone storiche. Bella domanda. No, tendenzialmente sì. non che ci siano rimaste così impresse quest'anno. Vabbè, però diciamo che forse una nomination ce l'ha di gabinetto, forse. Non lo so. Beh, non lo so proprio. No. Mi piacerebbe per lei perché le voglio bene, è una bravissima attrice. È possibile la nomination, dai. A me era piaciuta anche la moglie di Lincoln, però pure c'è arrivata comunque alla nomination. Potrebbe ricrearsi il famoso scandalo di quando De Niro non ottenne la nomination per Al Capone. E che dice, gli hanno dato della macchietta lì sugli intoccabili, di si crea tutto quel famoso scandalo. Ragazzi, io potrebbe. Vabbè, poi sugli Oscar, i festival, lo chiediamo, sembra sacro grado. Lo chiediamo poi all'esperto. Lo chiediamo a Berni. Dai, a Berni lo possiamo chiedere. Tanto fra poco sta arrivando Andrea Francesco Berni, non sappiamo ancora invece purtroppo se Berlusconi sarà con noi o no per la quarta puntata di Silvio a casa. Sto parlando con lui un attimo. Nel frattempo ci scrive Marco di nuovo per dire una piccola curiosità: leggendo la filmologia di Giuliano Gemma, nel film Anche gli angeli mangiano i fagioli, che è la mia interpretazione preferita di Giuliano Gemma, che ci ha lasciato e lo ricordiamo con grande affetto, e altri, viene cambiato il nome di Giuliano Gemma perché avrà avuto degli pseudonimi. Adesso però non mi pare che all'epoca lui si fosse accreditato con uno pseudonimo. No, per anche gli angeli mangiano i fagioli. Giuliano Gemma nel senso, il personaggio come si chiamava? Sonny. Pare, vabbè, comunque Marco che vendeva i gelati. Sicuramente avrà avuto degli pseudonimi da ragazzino. Può essere che abbia avuto gli pseudonimi. Francamente non li ricordo, gli pseudonimi di Giuliano Gemma. Li stiamo cercando. No, ma lo facevano spesso anche consigliati dagli agenti loro, no? Spesso. Beh, era l'epoca. Si faceva per o americanizzarci, o per lanciarsi, oppure perché tanti attori lo facevano di nascosto dalle loro famiglie. Quindi adesso bisognerebbe un attimino scavare nella vita del compianto Gemma, però ci sono tante motivazioni per uno pseudonimo, no? Anche i registi li hanno utilizzati. Per esempio, Frederick Wilhelm Murnau, io ero convinto che fosse Murnau, invece è Monroe. No, era Plimp, una cosa del genere. Totalmente Plimp, diverso. Era pure carino Plimp. Era Frederick Wilhelm Plimp, una cosa che l'ho scoperto proprio recentemente. Però. Oh, allora, stavo cercando di capire se dire scazzi o no. Ti scazzi se ti dico che a me il film Il cacciatore di donne mi è piaciuto? No. Siamo democratici. Allora è molto democratico. Oggi mi vado a vedere L'ansiogeno Gravity, Gianluca Odinson. Odinson, qualsiasi cosa tu dica, per me va bene. La Juventus ieri mi ha fatto perdere 150 euro. Odinson, lui che tifa tanto Juve, Vidal, di qua di là, mi ha fatto perdere 150 euro. Odinson, tu lo sai come la penso. Noi siamo figli dell'illuminismo, come te e mio padre, e quindi non sono d'accordo con te, ma darò sempre la vita di mio padre affinché tu possa esprimere la tua opinione.
Beh sì, c'è il Rock AM Party sabato e ci saranno anche Bonucci e Corallo ambedue per uno spettacolo, uno spettacolino improvvisato. Bira. Vabbè, pronti a rimorchiare, sono due bravi ragazzi, dategli una chance. Odinson, tu puoi dire quello che vuoi del Cacciatore di Donne, noi ti vogliamo bene, il film è orribile. Vabbè. Allora scusami, però questo non è, cioè non come mai io voglio però bene a Odinson, cioè, io voglio bene. Chiediamo invece a Odinson che ne pensa di Lady D, che la fa Lady, mi sa che non l'ha vista. Avrà detto qualcosa. Gianluca, cosa ti aspetti da Diana? Allora, di Oliver Hirschbiegel, così va bene, che fa parte della schiatta di registi tedeschi, di cui fanno parte anche Schwentke, Becker e von Dannenschmankel. E chi faceva parte? Hans Wedeke Roma. Però è morto l'altro ieri. No, sono due. Nuovo film. Allora, Berlusconi? C'è, non c'è? No, ne sto parlando con lui. Non niente. Abbiamo la De Girolamo, però. Abbiamo, no, la Renzi, cioè, non ci abbiamo niente. Mi ha scritto. Allora, vergogna, la domanda. Mi ha scritto vergogna e basta. Però, si è manifestato. Allora, mi Berlusconi, noi avevamo un accordo. Tu hai firmato un contratto. Allora, se mi ascolti, non smettila di fare il bambino. Fate stare zitto con la salma di Alò. Allora ci sarà. Ha garantito. Verrà. Il patto solo è stato garantito da Violante in persona. Il fatto che lui potesse essere qui. Quindi, voglio dire, porca miseria. Allora, tu firmi un contratto. Gli abbiamo dato anche parecchi soldi. Sì. Ma dai, è l'uomo più generoso d'Italia. L'ha voluti. Allora, tu non puoi mollarci così. Silvio a casa è una rubrica importante. Berlusconi rilegge i classici dell'erotismo mondiale. Oggi, Eyes Wide Shut, gli ascoltatori vogliono sapere Berlusconi cosa pensa del grande ultimo film di Stanley Kubrick, va bene? Certo. Ok, allora, Corpi da Reato, nuovo film, poi abbiamo Canzone dei Boston, fantastica, e poi abbiamo Bernie. Allora, ancora Boston dopo Ripped. Sono stato a Boston io quest'estate, come voi sapete. Mi fa piacere vedere Boston al cinema. Sto vedendo ovunque. Ormai, dici. Boston, famosissima per Genio Ribelle. Ovviamente i bostoniani, James Ivory con Christopher Reeves, il primo Superman. Bello, quello Ribelle, più, quello più bello. Genio Ribelle, ce la ricordiamo perché c'era Harvard, c'era il MIT, c'era tutto, insomma, tutto il New England. Si vedeva molto Boston, la città di Boston. C'era tutto il discorso su South Boston, che me la sono fatta in bicicletta. South Boston è dove Robin Williams e il buon Will Hunting crescono. È la periferia, no? È il proprio è il degrado bostoniano proprio. E infatti, vieni da Southie. Infatti Stellan Skarsgård, che è un bastardo, anche Ben Affleck viene da là. Chiama Robin Williams, lo psicologo, per parlare con questo strano genio un po' burbero, un po' burbero. Bizzoso, e gli dice: parlaci te perché sei di Saudi, South Boston. Che ti chiedi dal volo, Si è imporato. Quando dice indiani, puntini, non penne, quella è pure una cosa che mi ha fatto sempre molto ridere. Quando a cena sono Robin Williams e ora non mi viene il professore, e lui dice: parlano di alcuni indiani, e per spiegare che siano ovviamente non indiani d'America, ma indiani dell'India, dice puntini non penne. È molto molto carino, mi è piaciuto molto. No vabbè, allora se te li vedi i film magari è meglio. Dopo la verità su Alò che se ne va in bicicletta per Saudi con i suoi panzoncini corpi corti da reato. Allora, Sandra Bullock somiglia a Michael Jackson per tre quarti del film, e questa è una cosa che rubo al mio grande collega di 35 mm felice Valerio Bagnato, esimio critico cinematografico, che non è mia, infatti fa ride, è buona. Sandra Bullock grande. è uguale a Michael Jackson in questo film, e poi vicino a lei c'è Melissa McCarthy. Allora, Melissa McCarthy, come la vogliamo definire? La vogliamo definire McCartista, la John Belushi donna che mancava nella commedia hollywoodiana? La vogliamo definire il John Candy donna che mancava nella commedia hollywoodiana? Il Tom Deluise, può essere anche. Insomma, è esplosa, vecchia, e noi vogliamo bene e stimiamo gli artisti, i lavoratori che ce la fanno dopo tanti anni di fatica. Oggi assunti quattro giovani, ne è valsa la pena. Quattro attori. Grande. Due sceneggiatori. E Melissa è una così. Melissa ha 43 anni ed è esplosa con Le amiche della sposa di Paul Feig, che è un grandissimo film. Paul Feig, regista di Corpi da reato, dove c'è Sandra Bullock, Michael Jackson. Questo giovedì ci sono due Bullock al cinema. È vero. Due Bullock, è ragazzi. Vero. E una grande Melissa McCarthy ancora, dopo Le amiche della sposa, dove Melissa
impone il nuovo personaggio di cicciona trucida, ma sessualmente attiva, quindi comica trombante, è un dibattito molto interessante legato alla comicità che riguarda molto Bonucci e Corallo. Bonucci e Corallo sono una grande coppia comica, il trombante è Corallo, non trombante è Bonucci, a livello proprio di, poi non si sa nella vita privata, però ci riferiamo alla musica naturalmente. Semiologicamente parlando, come segno che arriva, è il segno della coppia è questo. Meno male che qualcuno comunica un segno dei trombanza. Meno male. I capelli hanno preso una strana vertigine. Forse avete fatto tardi stanotte, non ti sei fatto la doccia stamattina. Comunque, Te la faccio sempre. Ti stanno cominciando a montare i capelli. Sto riferendo a Bonucci. Sui capelli di Andrea Bonucci ci abbiamo molto da dire. Detto ciò, comici trombanti, non trombanti, la meravigliosa definizione di Benvenuti e De Bernardi, grandi sceneggiatori della commedia all'italiana. Detto ciò, Corpi da reato, Melissa McCarthy esplode con Le amiche della sposa, Io sono tu, anche era molto brava con Jason Bateman, ma soprattutto Questi sono i 40, film così cos'ha del nostro mitico Judd Apatow, ma Melissa aveva in quel film, l'avete recuperato voi? No, Judd Apatow, come no? Lo dovete recuperare Questi sono i 40, perché c'è Melissa che ha il momento migliore del film, è una madre di un ragazzino che ha avuto dei problemi con una figlia della coppia protagonista di Questi sono i 40 e Judd Apatow, che sono Leslie Mann e Paul Rudd. Leslie Mann è la che è anche madre stronza di uno dei ragazzini di Bling Ring di Sofia Coppola, è la moglie di Judd Apatow. Insomma, Melissa McCarthy va a una riunione con la preside del liceo per cercare di risolvere il problema tra suo figlio e la figlia dei protagonisti del film, questa coppia che c'ha qualche problema nel film di Judd Apatow. A un certo punto sbrocca e parte con una tirata contro la preside che è da sentirsi male dalle risate. Bella. Questa bel ormai, allora Melissa, occhio, tu fai altri tre film così e noi ci siamo stancati, perché anche in Corpi da reato, qual è il senso del film? È una commedia ovviamente poliziesca ambientata a Boston, Beverly Hills Cop è il punto di riferimento, ovviamente 48 ore pure un pochino, perché no, dove la Bullock è un agente dell'FBI precisina e quindi è classico personaggio alla Bullock, e Melissa poi è una poliziotta di Boston che è trucida, cicciona, sessualmente iperattiva stavolta. Ma sì, piace moltissimo agli uomini. Questa è una delle cose più divertenti del film, che durante il film lei incontra sempre degli uomini che le dicono: ma dopo quella scopata perché non mi hai più chiamato? E lei: basta, vai via. Ed è molto, e la Bullock, ragazzi, è sempre stravolta, perché insomma Melissa non sembra che sia Melissa P, Melissa no, MC MC, no, scusa, pensavo insomma, P. La gag più divertente del film, che non è all'altezza, lo dico per Paul Feig che è un bravissimo regista, Le amiche della sposa è un grandissimo film, che lanciò insomma, era già lanciata in America ma fece diventare nota anche in Italia Kristen Wiig. Volete sapere una cosa di Kristen Wiig? Che addirittura viene citata fisicamente in Cattivissimo Me 2, cioè fanno un personaggio dove lei dà voce, purtroppo c'è Arisa invece nell'edizione italiana, lei dà voce al personaggio femminile, ma hanno anche disegnato il personaggio femminile come Kristen Wiig. Kristen Wiig sarebbe stata per me una grandissima Diana Spencer, era quella che dovevano scegliere, sia perché c'ha un bellissimo stacco di gambe, come si ricordano i grandi fan delle amiche della sposa, quando lei deve scavalcare il cancello elettrico e rimane a metà, e infatti spesso indossa le minigonne nel film, e ricorda Diana Spencer in viso, e con un bel nasone finto alla Nicole Kidman di The Hours andava alla grande Kristen Wiig. Secondo me quella era una scelta molto intelligente per Diana. Purtroppo, purtroppo hanno scelto la nana australiana, brutta, tutta peraltro tana, però moscia, tutta tana? Floscia fisicamente anche. Sì, beh, donna nana, Naomi Watts, capito, tutta tana. Il film com'è? Divertente, non è all'altezza delle amiche della sposa, ma però c'è una gag che mi ha fatto impazzire, Melissa McCarthy e Sandra Bullock, che per minacciare un criminale al quale la McCarthy già precedentemente aveva tirato un cocomero per fermarlo, e c'era riuscita in un inseguimento molto buffo a piedi, per estorcere, classico cliché da poliziesco, per estorcere a quel criminale delle informazioni, che è sempre quello che poi viene menato, per estorcere al criminale, lo devono spaventare. Certo. E lo tengono appeso per i piedi a testa in giù da un palazzo. Quante volte l'abbiamo vista questa scena? C'è John Cleese in Un pesce di nome Wanda, Kevin Kline che lo tiene. Mi scuso, chiedo scusa per quello che ho detto. Non lo dire più! Con la classico gioco della telecamera che si capovolge. Benissimo, lo fanno anche qui, ma
Però qual è l'idea della gag? Fantastica, loro partono, le due donne tutte fiche che tengono il neretto criminale, quello no, no, lasciatevi andare, no, no, adesso tu ci dici, no, cominciano a non farcela più, no, a tenerlo. E quindi? Quindi cade. E quindi e là spacca. C'è uno slow burning, cioè lentamente, e sono fantastiche loro due nel far vedere che non che ce non la fanno, ce fanno più. Non diciamo, non spoileriamo, no, non la dire. Fine del crimine. Ce la faranno o no a reggere Melissa e Sandra il criminale? Il film, insomma, se siete dei fan di Melissa McCarthy, che veramente si sta imponendo a Hollywood come nuova cicciona che fa morire dalle risate. Era dai tempi di Queen Latifah, però Queen Latifah c'aveva anche un lato molto sessuale, bellissima. Però insomma, una corpulenta comedian mancava da quelle parti. Melissa sta in un momento alla grande, però occhio Melissa, perché come ci possiamo stancare, occhio a fare sempre il personaggio che dice le parolacce, che è sguaiata, che è sgradevole, che è sessualmente iperattiva e che è burbera. Occhio, perché sono già uguale, tre film, no? Che la fai. E quindi dopo adesso bisognerebbe cambiare regista. Ovviamente il film è ambientato a Boston e ovviamente non poteva mancare una canzone molto usata nelle colonne sonore dei film, e che c'è sempre in tutti i film ambientati a Boston, forse perché è dei Boston, e si sente anche in questo film che è ambientato a Boston, che è Corpi d'Areato e Boston. Eccoci qua, dopo i Boston, More Than a Feeling, presenti in colonna sonora, anche se per pochissimi secondi, in Corpi d'Areato di Paul Feig. In linea con noi il sex symbol delle news cinematografiche non solo mondiali, Andrea Francesco Berni. Ciao Andrea. Ciao a tutti, oggi sono aggressivo, Francesco, Ah, addirittura. Più del solito. Mi piace. Perché hai chiamato Naomi Watts la nana australiana? Cioè, questa donna vincerà il premio Oscar, sai? Entriamo nel vivo, Andrea. Entriamo, è molto interessante questa tua presa di posizione aggressiva che ci piace. Perché tu. Allora, due domande. Hai visto Diana? Sì? Assolutamente no, e non lo vedrò. Lei è disastrosa secondo me nel film, ma tu pensi è il motivo che... per cui non voglio vedere. Ma tu pensi che lei sia favorita? Perché è la domanda che ci siamo posti, pensando proprio a te. No, vai, dici, perché siamo molto molto curiosi. Devo essere sincero, non credo proprio, però vabbè. Ma allora perché perché ti ho detto che sono aggressivo, ma sono aggressivo a prescindere. Ok. Vabbè, giusto, ho capito, Andrea, giusto, ma la tua ironia a volte. Quindi tu eri ironico. Cioè, tu confermi che lei non ha chance. Sta borbottando. No, adesso è un po' presto per parlare di Oscar, seriamente, nel senso, no, oddio, è presto, siamo ai primi di ottobre e via, però non credo proprio, a parte che Diana non è stato accolto a prescindere molto bene, quindi la corsa agli Oscar, come sai, dipende da tutta una serie di fattori, certo, non la critica, ma i casi, come viene proposto un film. Noi ci chiedevamo, c'è una donna che ha interpretato un personaggio storico che possa ricevere la nomination così d'ufficio, di gabinetto, no? Come si fa in genere? No, c'è solo lei. Scusami. Ma no, dici quest'anno? Quest'anno, fra i papabili. Oddio, quest'anno non lo so. Vedi? Non lo so. Devo ammettere che il ruolo. Guarda che gli Oscar di quest'anno saranno alta competizione, ma per ora è assolutamente tutto ancora da decidere, perché molti film non sono stati ancora neanche visti lontanamente. Per cui c'è metà dei film della Weinstein Company che non sono ancora stati mostrati, per cui diciamo che soprattutto per quanto riguarda le interpretazioni femminili la corsa è iper aperta. Non credo che Naomi Watts sia in lista, adesso poi fra qualche mese faremo una figuraccia orribile. No, posso dire che Judi Dench è molto forte in questo, dopo Filomena probabilmente. Sì, è una delle vedere. Sì, diciamo che Filomena infatti è, se non sbaglio, della Weinstein Company ed è uno dei film che Weinstein si metteranno a promuovere, a spingere, esatto. Bisogna vedere, ci sono di solito il ruolo della migliore attrice appartiene o a un film assolutamente trascurabile ma in cui un'attrice ha un ruolo incredibile ed emerge completamente, quindi poi è l'unico Oscar che vince quel film, oppure più tradizionalmente l'attrice che fa parte di un cast di un filmone che poi viene nominato a 10 Oscar eccetera eccetera e magari poi ottiene la statuetta per cui. Comunque sono molto curioso di sentire la tua opinione su Diana, perché tu sei sempre molto attento come analista cinematografico e qui mi piacerebbe sentire se sei d'accordo con me su veramente sul fallimento clamoroso di come
Spiegel non ha usato bene Naomi Watts avendola davanti alla sua macchina presa, cioè proprio. Mi ha interessato il tuo commento su Kristen Wiig più che altro, perché non avrei mai immaginato, cioè, l'idea di Kristen Wiig che interpreta è quello Lee, bello. Effettivamente è molto acuta, ma non ci avrei mai immaginato. Poteva lavorare, Andrea. Uno ci lavorava un mesetto, faceva dei test. E secondo me la Wiig, proprio perché avrebbe anche sconvolto molti, sarebbe stata una grande scelta per Diana e avrebbe portato a casa il risultato. Vabbè, comunque la storia non si fa con i sé. E, insomma, che ci dice, amico non mio? Non parla alla nana australiana, per favore. Va bene, non lo dico più. Non lo dico più, però. È sensibile, Bernie, però veramente, Andrea, ritira quello che hai detto. Tu che sei sempre molto attento alle composizioni dell'inquadratura, veramente inorridirai quando vedrai come Hirsch Beagle la inquadra, perché lei e vedrai come anche Naveen Andrews, che è alto 1,75 m, risulti nel film bruttissimo e anche lui molto basso, cioè la percezione. No, guarda, Hirsch Beagle ha fatto. Ma cosa fa? L'inquadra dall'alto? L'inquadra dall'alto e sono veramente dimessi e piccolini e brutti, tutti brutti. E due nel film. Che poi ti ripeto, poteva essere un taglio, poteva essere un taglio punk. Allora, tu fai veramente una versione sgraziata di personaggi in realtà ricchi di grazia, glamour, e invece no, non è nemmeno quello, capito? Cioè, proprio così. È un disastro il film, veramente sono molto stupito da come Chatto. Dei professionisti di questa caratura abbiano realizzato un film così proprio gente che veniva da Rex, voglio dire, quindi ha vinto, ci aspettavamo un qualcosa di più, invece ha vinto il premio dei cani, proprio dei cani, ha vinto il premio Shutter Island, il film Diana, fa sempre ridere. Allora, Andrea, sparaci la tua news della settimana. Ci siamo, la mia news. Allora, vediamo un po', cioè ci sono due notizie, una iper rapida e una un po' meno rapida. Quella rapida è che la Disney inizia a sviluppare un altro film in live action con attori dal vivo su un altro villain. Sappiamo già che sta lavorando, cioè che è in post produzione Maleficent su Malefica, sulla cattiva della Bella Addormentata. E adesso sta sviluppando un nuovo film su Crudelia Demon, che tutti ricordiamo essere stata con Glenn Close, live action, come Glenn Close, esatto, nel 96, se non sbaglio. E adesso appunto hanno preso la sceneggiatrice del Diavolo Veste Prada, che ha già scritto un altro film live action della Disney su Cenerentola, che sta girando, che è Kenneth Branagh adesso, e appunto per scrivere questo film che sarà incentrato su questo celebre personaggio cattivissimo. Io ho un po' di dubbi, ce li ho, perché adesso ancora dobbiamo vedere il film su Malefica, per cui non si sa, però come si fa a incentrare un intero film su un personaggio cattivissimo? Cioè, visto che parlavate prima di Cattivissimo Me 2, pure di Hitler abbiamo parlato. Buono il personaggio di Cattivissimo Me. Come? Abbiamo parlato anche di Hitler prima, no? Che è abbastanza cattivo nel film, noto, quindi regge un po' l'idea del cattivo. No, sì. Il punto è che non so, sinceramente qualche dubbio ce l'ho, perché fare un film comunque per tutta la famiglia, eccetera, eccetera, su un personaggio così cattivo, cioè nel film con Glenn Close, che comunque non era la protagonista, e perché il film era La Carica di 101, lei era abbastanza ridicola, ok, cattiva ma ridicola. Qui non lo so, perché comunque la Disney sta intraprendendo un percorso abbastanza serioso con i suoi film dal vivo tratti dalle fiabe, per cui questa è una notizia veloce. Però Andrea, ormai è una linea quella del cattivo protagonista, Megamind, Cattivissimo Me, cioè è veramente una linea, però questa però se ci pensi sono cartoni animati, cioè sono film di animazioni nei quali comunque il personaggio cattivo in realtà è simpatico, cioè, ma lo sarà anche qui, che Gru è cattivo, non è cattivo, non ha nulla di cattivo nel film, né nel primo, cioè tanto meno, per cui è idem Megamind, in cui alla fine scopriamo che poverino nessuno l'amava, per cui vedrai che anche qua ci sarà questa linea, ci sarà questa linea, no, anche perché qua deve mantenere la coerenza. Però, secondo me. Se, effettivamente, se crollano le nemesi dell'immaginario, insomma, fiabesco, viene meno il personaggio. Effettivamente, cioè, allora, Crudelia Demon non può essere dei Greenpeace, capito? Cioè, odiare le pellicce. Cioè, capito? Effettivamente. I cani le avevano sbranato e divorato i genitori da piccola. questa è una scena che andrebbe fatta vedere. Crudelia! Perché lei si chiama Crudelia? Demon, poi.
Cioè, capito? Una sia crudelia, demone, non può essere buona, capito? Malefica. Ma metteranno sicuramente qualche cosa di. Neanche questo nome composto. Ma no, se no. È... si fa suora. Ma suora sì, crudelia, dai. Ma è impossibile. No. Ma non possono fare un film per famiglie, mica. Cioè, se no fanno Diana parte seconda, cioè anche loro fanno una produzione completamente fallimentare. Non ha senso. Non puoi portare una famiglia al cinema se poi non dai a quel personaggio la possibilità della catarsi. Ma molto certo, interessante è la sceneggiatrice del Diavolo Veste Prada, però, perché ci ha mostrato sì, è quello, un film sì, molto intrigante. Appunto, ecco, anche la strip in quel film, quindi, che è una dei villain più belli degli ultimi anni, e poi quando la vedevi in pantofole sconvolta, quando Anne Hathaway la vedeva a casa sconvolta e triste per il marito, momenti splendidi, cinema, lì Meryl Streep diventava, non era più la crudelia. Beh, lei, no? Cioè, Miranda Priestly è Crudelia de Mon. Certo. Dubito altamente che accetterebbe la parte. Seconda news? Seconda news veloce, dai, trasformiamola in news veloce. J.J. Abrams, regista che appartiene alla schiatta dei registi spielbergiani. Sì, oggi, lamenta, oggi è la puntata della parola schiatta. Esatto, l'ho scelta apposta. Schiatta. Si è scusato pubblicamente di aver messo così tanti lens flare nei suoi film, forse perché adesso deve girare il nuovo Guerre Stellari e quindi dovrà aderire anche a un'estetica un po' più tradizionale. Allora Andrea, spiega in 10 secondi che cos'è lens flare ai nostri ascoltatori. Allora, lens flare forse ve l'avevo spiegato anche prima. Sì, ma te lo chiedo, ogni volta che lo dici te lo chiedo. L'hai già spiegato un anno fa, ma lo rispieghi. Effetto ottico lenticolare che avviene di solito quando la luce entra in macchina, sostanzialmente, per cui si formano delle specie di bagliori nell'immagine che vediamo sullo schermo, dei pallini, dei cerchietti colorati che fanno un effetto molto fotografia, che figata. Per cui, insomma, ecco, se avete presente un qualsiasi film di J.J. Abrams, in particolare Super 8, è un tripudio di questi effetti. È pieno. Che lui ha assolutamente dal vivo, cioè non è che li aggiunge in post-produzione. E addirittura ha ammesso in questa intervista che dopo aver mostrato una scena di Star Trek 2, del secolo di Star Trek, a sua moglie, e aver constatato che lei non stava capendo niente di quello che succedeva sullo schermo, ha chiesto alla Industrial Light and Magic di cancellare di lens flare in post-produzione, quindi spendendo soldi per togliere delle cose che aveva fatto, e si vergogna molto di questa cosa. Bene, va bene, bellissima. JJ, storia abbastanza agghiacciante. Beh, vabbè, però JJ, insomma, c'ha una parecchi impegni all'orizzonte per JJ. Parecchia pressione, però il ragazzo la vuole, talento, la vuole, impegna, la cerca. Io lo considero un grandissimo maestro al momento, cioè no, aspetta, un grandissimo maestro, un grandissimo regista che può diventare un maestro, come abbiamo detto in passato. Apprezzo la correzione, esatto, apprezzo la correzione. Va bene, grande Andrea. Allora, se non hai null'altro da dirci, noi ti abbracciamo e ci sentiamo la settimana prossima per nuove news dal direttore editoriale di BadTaste.it, che è solamente, diciamo, lo possiamo chiamare... Colui che tutto puote. Beh sì, è una specie di costellazione copernichiana dove proprio c'è... Dove c'è Bad Taste, poi ci sono mille altri pianeti attorno, tutti col Bad. Tutte cose, Link, su Bad Taste impazzisce. Fumetti, televisioni, guarda che io e Corallo abbiamo registrato due nuovi Bad. Bad Bonucci e Bad Corallo. No, meglio. Il direttore lo sa, non si possono dire in questo momento. Va bene. Non vi ricordo che voglio aprire il mio blog di cucina Bad and Breakfast. No, quello è il migliore, Bad and Breakfast lo vogliamo. Quello è fantastico. Va bene, viva Andrea, dai, ci sentiamo la settimana prossima, un abbraccio, ciao Andrea. Peraltro, appunto, quando Bernie spiega il lens flare, lui è un fotografo sopraffino, quindi insomma gli ascoltatori avranno capito la perizia. Va bene, domandona Jesse Eisenberg vincere la mano ai telefoni, insomma un po' di preambolo. Allora, mi raccomando. Allora, Bonucci mi ha spiegato come vanno fatti i quiz, la vita è tutto un quiz, come cantava qualcuno anni fa, i nostri punti di riferimento. Allora, è l'importanza del quiz, è vero, c'è il PD e poi c'è il quiz anche. Allora, è il quiz. Anche, è quello che mancava lì Alfano, il quiz. Allora, grande. Invece quello ce l'ha il quid. Beh, ce l'ha tantissimo. Allora, pieno di quid. Bonucci mi ha spiegato
Corallo, che bisogna fare la domanda, bravo, poi aspettare quizzo. Due ore. Sì, due ore e mezza. Che l'analisi sulle avanzate, no? Che loro scrivono. Sì, sì. E poi dici stop. Stop alle telefonate. Va bene. Allora, la domanda è per. Allora, c'è un. Noi non sappiamo cosa contiene questo pacco. Presumibilmente delle. Bravo, adesso si è sentito. No, ah. Sembra. Oddio, cosa si è fatto male? Non lo so, Bonucci. Si è staccata la gola. È l'ultima apparizione di Bonucci a Radio Popolare. Sta morendo. Comunque, verrà ricordato, lo dobbiamo registrare quel suono. Sì. Perché è l'ultima cosa che ha fatto. No, andiamo avanti. Va bene. Allora, dobbiamo dire, c'è una domanda. Sono delle carte? Non lo sappiamo. È una scatola misteriosa. Come si vince? Si manda un messaggio al 393-899-2913. Ripeto, perché altrimenti poi la gente dice io ho mandato. 393-899-2913 con la risposta, solo la risposta, non scrivete quanto siete belli, quanto siete bravi come ci scrivete al solito, oppure potete fare un post-scriptum culturale, però è importante che venga evidenziata la risposta. Sì, sì. Sì. La risposta è il vostro nome, in realtà l'hanno portato e cognome, via, con una virgola praticamente, e la vostra città di provenienza, e poi con un bel post-scriptum potete se siete anche carine dirci... se siete ragazze giovani e carine anche un allegato di una foto in questo da bagno. Allora, a radio non si fanno queste cose. Sì, radio, allora, la domanda è Jesse e ride. Jesse Eisenberg, da quando sei rinato sei cambiato. Sì, Jesse Eisenberg ha interpretato in Social Network una importantissima figura pubblica, va bene? Vivente, un'icona legata all'industria dell'informatica. Prima opzione. Prima opzione, chi è? Tre opzioni. Bill Gates. B. Steve Jobs. C. Mark Zuckerberg. Ma chi è? Ok, le ripetiamo, Jesse Eisenberg ha interpretato in Social Network una figura importantissima, ma proprio del presente. Quasi, Bill Gates. Steve Jobs. Mark Zuckerberg. Può capitare. Allora, Bill Gates. Ok, vabbè. Non so che cosa stia succedendo. Stai impazzendo. Ma voglio boicottare il quiz. Ripetiamo al volo e poi mandiamo la pubblicità. Sì. Rimaniamo al volo e poi mandiamo la pubblicità. Allora, Jesse Eisenberg ha interpretato. E qua daremo noi lo stop. Stanno già arrivando gli sms. Jesse Eisenberg ha interpretato. Andiamo tappato. 103 Radio Popolare Roma. Sta succedendo di tutto. Ma adesso mi sento come quelli che quando Al prendeva possesso, no? Ma perché succede questo? Non lo so, è partito proprio. Ma sì, andiamo con la pubblicità. Radio Popolare Roma. Davvero? Sì, questo lo devo. Non lo sapevo. Vediamo un po'. Ma ne no, adesso proprio così. Okay. Allora, Jesse Eisenberg ha interpretato in Social Network una importantissima figura ancora viva. E ho dato un aiutino, come si diceva al tempo. Già ne ha levato uno. Ne abbiamo levato. Chi sarà? Allora, Jesse Eisenberg in Social Network. Chi è? Bill Gates. Steve Jobs. Oh, Mark Zuckerberg. Marpioni. 393-899-2913 per scrivere la risposta in diretta. Tra un po' avrete ovviamente il nome del vincitore. Oh, eccoci, siamo tornati. Mentre mi toccano dietro, non so chi sia. E basta. E sta succedendo di tutto, veramente. Oggi mica si può lavorare così. Allora lo capisco, veramente Berlusconi che è nervoso in questo periodo. Allora, abbiamo già delle prime persone che ci stanno scrivendo per la risposta sul quiz. Ma non lo diciamo adesso. No, non lo devo dire. No, devo dare lo stop alle. Dopo. Però intanto non quiz. Sono Naomi e sto organizzando la rivolta delle nane. Abbiamo sequestrato B. Oggi che non lavoro e vi posso sentire, mi attaccate le nane. Malefici. No. Quindi, vabbè, Naomi, ma che vuoi? Naomi. Ma io guarda, la salutiamo. A me quanto mi stanno sulle palle. Non si può dire. Vabbè, però ogni tanto. Noi ce ne abbiamo tre. In più, seppure gli dai addosso. Allora, va bene. Intanto, non sappiamo. Stanno a scrivere un sacco. Però ancora non possiamo dire il vincitore. Io non posso dire, no? No, perché non è detto.
detto che ci sia, ragazzi, perché fra i tanti concorrenti si annidano anche dei perdenti, quindi magari c'è ancora speranza. Non dei perdenti, questo nel lo leggo, ma nella vita. Questo lo leggo perché riguarda te, forse. Ho visto Bonucci camminare verso la metro, è bellissimo, i miei capezzoli sfidano la gravità. Questa mi piace, questa cosa dei capezzoli che sfidano la gravità. Bonucci non è vera quella cosa. Cosa? No, i capezzoli? Te lo sei mandato te ste SMS. Purtroppo è una malattia stimolante che fanno la melina color rosso. Alba. Chi è Alba? Alba Dorada. Alba nostra. Alba Dorada. Alba, credo di sapere Bonucci chi è. Bonucci piace Alba. Molto alle naziste. Vabbè, comunque Bonucci piglia la metro come Bergoglio. Allora, Alba, questa cosa di Bonucci non è vera. Ma poi capisci, ma che schifo. Bonucci fa schifo. Ma no, cosa? No. Bonucci è brutto, bellissimo. E non prende la metro. Bonucci è bello. Non prende la metro Bonucci, anche come brutto, capito? Sì. Non è bella questa cosa che scrive a voi. E poi non perché, mi deprima un po', non lo so. Come? Ma scusami, sarà l'andropausa, però ma la no, che andropausa si chiama gelosia. Però mi piace, i miei capezzoli sfidano la gravità. Mi piace, sì. Questo mi piace, si può attaccare le chiavi, no? Mi ricorda una grande battuta di uno dei miei film comici preferiti, che è Top Secret della Zaz di Jerry Zucker, David Zucker, Jim Abrams. Io ero piccolo all'epoca, questi sono cresciuti con gli Scary Movie, dove è andato a lavorare uno degli Zucker, vecchissimo. Ormai, invece sì. Quando facevano grande cinema, la Zaz era Top Secret, la donna le diceva: mi chiamo in questo modo, in tedesco vuol dire donna i cui seni sfidano la forza di gravità. E lo diceva Nick Rivers, che cantava un po' come Beach Boys, che corbezzoli, poco, vabbè. Che capezzoli. Allora, comunque no. Stanno già scrivendo, quando devo dare lo stop? Stanno scrivendo una marea per Zuckerberg. Dopo che parliamo con la Lorenzin. Come per Zuckerberg, per Eisenberg, non per Zuckerberg. Per Jesse Eisenberg. È vero, Jesse Eisenberg. Mamma mia. Allora, non lo sai fare queste cose. Porca miseria. È inutile che fai la domanda adesso. Ma tu lo sai, ancora sei alzato? Ma chi mi frega? Sai ancora siamo andati a dormire noi, sennò tu sei alzato, noi andavamo a dormire. Ma noi abbiamo fatto una cena, due feste, i dissidenti. Sì, ma io mi drogo a differenza vostra. Dovresti stare meglio. No. No, no, dai, ma no, sì. No, guarda che lo sai che c'è. Affloscia, è tosta. Squeezy. Cioè, all'inizio stai alla grande, poi dopo ragazzi. Sì, forse però, si rende conto che stiamo per chiamare Berlusconi. No, ci abbiamo altri tre film. No, secondo me Berlusconi non c'è, non lo so. Lo vogliamo provare a chiamare? Non lo so. Comunque, continuate a scrivere, compagni e compagne. Jesse Eisenberg in social network. Chi cavolo interpreta? Che palle, anche aggiungo. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Chi è questa? Ancora Alba? Alba, chi sei? Sei un uomo? Sei una donna? O sei mio padre? Questo ce lo devi dire te. Allora, comunque, andiamo avanti con... devo mettere una canzone? Beh, ma sì, una chansonette, vai. No, ma finiamo con i film. Finiamo con i film che c'è Berlusconi che forse arriva. Facciamo i prossimi due film e poi proviamo a sentire se c'è Berlusconi che ci parla di Eyes Wide Shut. Nel frattempo, vediamo se ci sono... No, nel frattempo... Sì, cosa, ci sono persone che stanno continuando a scrivere per il QD. Perfetto, ne parleremo dopo. Adesso parliamo dei film proprio a manetta. Anni felici, grazie. Ecco, anni felici, Daniele Luchetti, insomma. No. Kim Stewart e Michela Ramazzotti, bellissimi. Ramazzotti. Erano già stati innamorati. Sì, in questione di cuore, bello quel film. Quanto mi piace. Ma perché lo sai? Ma perché c'è il computer acceso? No, c'è il DVD a casa. Mi piace molto quel film, a me è piaciuto moltissimo. Scusate, tu hai visto un film bello. Antonio Albanese, tra l'altro, che sta con Francesca Einaudi e con Cadia Ricciarelli, scrive molto bello quel film. Sì, no, non so se ci sia Cadia Ricciarelli, però è molto bello, con gli occhiali vedi il mondo in un'altra maniera. Beh, molto bello quel film. E loro erano già innamorati in quel film. Erano marito e moglie, tra l'altro la Ramazzotti c'è una romana bella, molto molto bella. Kim Rossi Stewart anche molto bravo in quel film. E lui però alla fine no, non si può dire spoiler per chi non ha visto Questione di cuore. Beh, ma sì, è uno spoiler. Lui moriva. Crepava di infarto, tra l'altro. Sì, esatto. Gli si spaccava il cuore in quattro poi sì. gli cadeva un'astronave in testa. Allora, non è vero, stavano in un lago, poi stavano vicino a un lago. Lui a casa c'era bellissimo quel film. Vabbè. Pagliaio, che? Andiamo avanti. Allora, il famoso lago. Anni felici, il regista chi era? Una donna, Francesca Archibugi. Molto bello il film. Allora, spara certi film. Anni felici, Luchetti racconta della sua famiglia. Il padre artista, 1974, c'è il giovane Luchetti piccolo, la voice over veramente fastidiosissima di Rulli e Petraglia e Luchetti in sceneggiatura, il racconto di un'Italia anni felici era bella rispetto alla merda da adesso, vorrei vedere, e poi la meglio gioventù che si racconta, Daniele Luchetti, vabbè, insomma, no, non è proprio meglio gioventù, è un po' dopo lui, tanto che era infatti l'allievo di Nanni Moretti che lo svezzò. Uno dice, mi piace Luchetti che in conferenza stampa dice: questo film l'ho fatto per me.
Beh, certo. Ma scusami, fallo un video. Noi dobbiamo andare a pagare per te la vita tua. Ma no, vabbè, l'hai fatto per te. Guarda, te lo devi. La faccenda fra la differenza fra impressionismo e espressionismo è questa la cosa. Esatto. Cinema, anche Monet e Manet spesso ne parlavano insieme. A volte aveva ragione Monet, a volte aveva ragione Manet. Ciao, Manet, calma. Era complicato, era molto complicato. Io sono Monet. Questo è Odinson. Cioè Monet che era ligure, no? Manet che era, cioè, di qua con i pesci. Sì, sì, parlavano in questa maniera. A noi ci piace fare un nuovo tipo di pugliese, cioè, un pugliese non macchiettistico, no, che fa come perché ci vedi rap trullo, che sì, sì, non è macchiettistico, non per niente, cliché, non cliché. Allora, Anni Felici non mi è piaciuto. Non è un granché. Ma siamo al top della classifica. C'è l'artista, perché voglio bene a Luchetti, ma lo trovo un film non riuscito. Va bene, c'è Chimino Sistolte che fa l'artista, non si fila Lana Mazzotti va a baciare altre donne. Addirittura. Martina Gedek, che ci era piaciuta dove nella vita degli altri, diretto da Florian von Dannenschmalken. Tutto torna, è la schiatta di registi tedeschi, da cui è venuto fuori anche Oliver Hirschbiegel. Daniel Brühl è un grande Niki Lauda, infatti. Grande Don Ricky Cunningham. È il momento dei tedeschi proprio. No. Funziona questo film? No. C'è Luchetti che insomma, parla proprio di mamma e papà, che dei suoi mamma e papà, mamma Luchetti, papà Luchetti. Sì, mamma Luchetti si slinguazzava un po' come tua madre, Bonucci, slinguazzava, possiamo dire in radio, le altre compagne donne, sono cose che capitano, i figli poi nascono con i traumi e diventano o comici o registi. Quindi, capito, noi non siamo nessuna delle due, siamo noi, capito? Sei comico. Beh, io non è che faccio io sono comico. No, tu lo sei di professione, ormai cominci anche a pagare per esibirti nei locali. Allora, comunque, questa era la battuta di What's New Pussycat, no? Stanno continuando ad arrivare le risposte. No. Possiamo darlo stop? Luchetti, non convince. Luchetti. Lo abbiamo messo un po' in alto nella media. Perché comunque no, meglio meglio del cacciatore di donne ci vuole pochissimo. Meglio della ciccione. Colpi da reato sta un po' lì, sì, però di due cose un po' diverse. Ho capito, Luchetti era più ambizioso. Quindi, Anni Felici, film triste, andiamo avanti, vai. La Sacacias bello. La Sacacia famiglia. La Sacacias bello. C'è un Troisi triste. Come Troisi? C'è un Troisi proprio prosciugato, cioè uno che non parla e beve il mate. Succhia il mate, che è questo tè che si beve sulle Ande si beve il mate e nel Matero c'è la cannuccia. E lui in camion con lo Scania rosso, un camion rosso, lui accompagna una donna, questo Troisi triste, struggente, va bene, dolente, afasico, non parla, apatico, un po' antipatico, anche aspasico, quasi asmatico, non c'è aspatico. Camion, lui deve portare una donna con bebè in Argentina. Perché? Chi gli ha commissi? Perché? Non lo saprete fino alla fine. Cioè, il film dura 82 minuti. Dove troveranno la valigetta di Ronin. No, guarda, è bellissimo questo film. Non succede niente per 60 minuti. Però è bello. Ma che bello. Mi piaceva il camion, mi piaceva lui, mi piaceva il mate. Allora, mi piaceva lei e la bimba. La bimba è fatta. 60 minuti di questo che beve il mate. Guarda che ti volano. Una meraviglia. Guarda che Pablo Giorgelli sa il fatto suo. Cileno, di dov'è? Pablo Giorgelli, argentino, sa il fatto suo. Io penso che possa diventare un maestro Pablo Giorgelli. Pablo Giorgelli ha vinto la Camera d'Or con questo caso. La Camera d'Or. A Cannes nel 2011. E guardate, voi direte: ha vinto anche la Côte d'Or. Il film è del 2011. Non sappiamo perché esce adesso. È La Sacacias. Talmente bello che doveva essere. Lo potevano tradurre? L'hanno tradotto? No. La Sacacias. Perché non sanno cosa vuol dire. Non lo vedrà nessuno. Vuol dire cambio automatico. Le acace. Le acace. Le piante. Così, ed è fondamentale per... Sì, perché all'inizio tu pensi che il film è sulle acace e vedi le acace che tagliano le acace. No. E poi non tornano, e poi la caccia diventa una metafora. Poi ma non te, non te lo posso svelare questo film. Perché accade tutto e non sai cosa accade. Negli ultimi 10 minuti. Negli ultimi 10 minuti c'è tutto. Ma allora, se io mi guardo gli ultimi 10 minuti, tu sai non chi è il camionista Troisi, tu sai qual è la grande tristezza che si porta dentro. Gli ultimi 10 minuti. Il rapporto con la sorella. Gli ultimi 10 minuti. Però che bello, che bel cinema. Pablo Giorgelli sta nel camion. Il camion Scania rosso. Questo camion, questo truck. Questo truck sudamericano, bellissimo. Non è Iveco. Ma va in giro per le Ande, è pericolosissimo. È
Sono Andy Rivieni. Felice Bagnato, di nuovo citato, ha fatto una recensione su 35 mm, il sito di cinema che sfortunatamente dirigo. No, perché sfortunatamente è successo? Dove alla fine ha detto, alla fine del film, io volevo andare in Argentina in camion. Anche bello, io, a mangiare la carne. Io e Felice insieme in camion, va bene? Scania rosso. È un po' quello che ti succede, non lo so, insomma, non lo so con quei film. Detto ciò, il film è molto bello. Il film ha vinto la Camera d'Oro a Cannes nel 2011. State buoni. Sembra che, io lo sapevo. È arrivata la notizia. Berlusconi. Io me lo aspettavo. Io me lo posso dire? Me lo aspettavo. Adesso Berlusconi ha accettato. Peraltro, ha dato la fiducia. Non manca un altro film. Al programma. Vuoi fare Berlusconi in chiusura? Beh, meglio. Io lo terrei alla fine, perché allora, proprio sì, a me mi preoccupa. Ci vendichiamo sto bastardo, veramente. Allora, facciamo un po' aspettare. Anni felici di Lughetti, non eccezionale, ci aspettavamo di più. Lughetti era stato in concorso a Cannes con La nostra vita. Il film è moscio, superficiale, voice over, non ci siamo. Schichevole, ci avete rotto le palle voi e la vostra Italia. È la meglio gioventù. Peccato, perché abbiamo già visto Emilio Stewart e Michele Ramazzotti che si amano molto in bene. Di cuore, ma qua no. E Stewart è veramente un po' fastidioso, cioè, come artista. E i bambini quanto sono finti, bambini finti. Veramente odioso. Uno dei due era Daniele Lughetti. Allora, che odioso, quindi, va bene. No, è simpatico. Il bambino parla tutto così. Lughetti, ha diretto la scuola. Parla così, Lughetti. Allora, detto ciò, Daniele, ti vogliamo bene, ma hai vinto il David Donatello quando avevi 28 anni, era giovanissimo. La Sagacias. L'ultimo film, La Sagacias, bellissimo. Top. Pablo Giorgelli, che camion, Scania Rosso, Mate, Argentina. Arriva tutto negli ultimi 15 minuti. Quindi occhio, quindi, ragazzi. Entrate in sala. Io non so chi cavolo andrà a vedere La Sagacias, però veramente qua a Radio Popolare i compagni, secondo me, 20 lo capiranno. Film. Perché fanno, due biglietti per La Sagacias, i biglietti. Sì, ormai esatto, sta lì. Lui lavora lì a Gallarate. Facciamo poi la scena. Voglio vedere un biglietto per La Sagacias. Negri in Argentina, tra l'altro. Solo biglietti per Rush vende Bossi. Allora, vabbè, noi venderemo questi biglietti. Ne compreremo questi biglietti. È proprio una barzelletta. Ha avuto un ictus, ma noi. Ma noi ci meglio. Luisa Corna, diciamolo, perché dicono che è così. Allora, no, è così. La mungeva. Come la mungeva? Ha detto la mungeva. Era quel periodo in cui Luisa Corna andava alla grande. Conduceva ogni programma. Conduceva, cantava. Ogni motivo era buono per farla cantare. Dici che è per quello? Ma i politici le fanno queste cose? Sì, si usa. Ma dicono che anche uno di centrosinistra lo faceva con la Ferilli. Uno molto baffetto di centrosinistra. Vabbè, comunque. Mi piace la barca, il pennone. Vabbè. Allora, Gravity, ultimo film, il preferito di Super 8 Bit di questa settimana. Sandra Bullock. Again and again and again. La veste è un'altra, no? Non è più una poliziotta. È cosmonauta la veste. È astronauta. La veste. Quindi c'ha il giubbone. È una donnina Michelin che sta lì. Tutta gonfia. E con George Clooney che spara stronzate per tutto il film. Più del solito. Sì, perché fa il simpaticone. Film è fantastico. No. Kowalski, lui si chiama nel film. Il classico immigrato polacco che fa successo. Kowalski, d'altro, è uno dei Pinguini di Madagascar. Si chiama Kowalski. Sai che sono andato a vedere i personaggi che si chiamano Kowalski? Cioè, sono milioni e mezzo. Pure la mamma Kowalski, che sono quelli che fanno il biscotto una settimana da Dio, sono i titolari della pasticceria. Polacchi pure quelli che fanno il biscotto più grande di Buffalo. Potrebbe essere il nome di personaggio più popolare della storia del cinema, vi rendete conto? Kowalski. Kowalski è un cognome. E c'è pure il cognome Johnny. John Johnny è uno degli avvocati di Chi l'ha visto, che lo vedevo ieri, si chiama Johnny. E adesso è sparita la donna. Dove sarà finita? Vabbè, basta. Nel luogo. No, basta. Nel luogo. Allora, c'è Elisabetta, sempre più bella, buona, molto vestita come alla Susa. Come potete vedere. Susan disperatamente con Madonna. Elisabetta, non so più gli anni 80. Ma vabbè,
chi è? No. Ha detto che non tocco gli anni 80. Madonna? No, Madonna. Una donna. Ha detto Madonna. Vabbè, vabbè. Comunque c'è Elisabetta nuda che sta arrivando a condurre dopo. Prima non era vestita bene. Però non è neanche. No, vabbè. Ma aspettavo meglio. Poi ci permettiamo. Ma aspettavo meglio. Allora, Gravity è bello. Ci sono Sandra Bullock e George Clooney che stanno nello spazio e vorticosamente. Lui dice un sacco di scemenze perché lei è una rookie. Lui la deve tirare su di spirito, esatto, mentre lui è un veterano. Lui dovrebbe su e giù per lo spazio. Lui deve battere un record per quanto tempo è stato fuori nello spazio. E c'ha un russo davanti. Oh, senti, ma tu ti sento scettico. Invece è un bellissimo film. Bello. È il numero uno di Soprattutto Beat. Alfonso Cuarón. Ah, ha fatto un Harry Potter. Sì, sì, sì. Ha fatto anche con tua madre. Con mia madre. Sì, preferito, sì, sì. Ha fatto anche. Non so cosa abbia fatto con mia madre. I figli degli uomini. Che era bellissimo. Ha fatto una. Qual è l'Harry Potter? Ha fatto il paradiso perduto. Cosa è il paradiso perduto? Harry Potter il paradiso perduto quando si converte al cattolicesimo. Harry Potter il paradiso perduto non esiste. No, ma sì, bello. Sì, ma c'era Gwyneth Paltrow, Ethan Hawke e Robert De Niro che stava chiedeva quale Harry Potter ha fatto. Mi pare il 3, il prigioniero di Azkaban, a me è piaciuto. No, è bellissimo, è quello col cervo. Sì, a me io preferivo il 2, a me il 2 piace moltissimo. Il ipogrifo, quello no, c'è il cervo, perché il cervo è una metafora. Sì, è la metafora, la scopri che è Piton pure la Gabbanelli, sì, queste cose. Comunque Gravity ci è piaciuto assai, ha aperto la mostra del cinema di Venezia e quest'anno fuori concorso. Clooney dice le scemenze, la Bullock lo ascolta, la Bullock è una rookie, lui è un veterano, arrivano per colpa dei russi, arrivano dei detriti contro questi due piccoli astronautini che stanno scherzando e chiacchierando. La Bullock, bisogna tornare a casa, cioè bisogna tornare con i piedi sul pianeta Terra. E come ce la fa? E ce la fa la Bullock. Chi la sa. Film è tutto poi sulla Bullock che ce la deve fare. Perché sono americani. Sono alla base. Sono campo di baseball e faranno home run. Sospendo tu sai che io amo spoilerare, certo. Perché mi piace fottere gli ascoltatori e rovinargli l'esperienza cinematografica. E io sono cattivo. Piace fottere. Però nel caso di Kowalski non mi esprimo. Non si può. Non mi esprimo. Ok. Ci siamo arrivati con la nuova rubrica. Io ce l'ho un po'. Adesso, di solito bisogna sentire che cosa mette di colonna sonora. A volte c'è Aznavour, dovrebbe partire Aznavour fra poco. Io ce l'ho un po' con Berlusconi. Calma, non dobbiamo dare i premi. E adesso il vincitore del quiz. Il vincitore del quiz. Hanno leggiato i concorrenti e poi proclameremo il vincitore dall'ultimo al primo. Vai. Vabbè, ringraziamo Gino, Cavolo, Mario, Francesca, Alba, a tutti, ma ha vinto Francesca. Brava, vabbè, è arrivato. Brava, Francesca, devi leggere, scusa. Chi ha scritto? Mark Zuckerberg. Vabbè, si chiama Francesca come? Era facile che si chiamava. Poi dopo altri. Devi mandare il cognome, Francesca, compagna. Scrivi il tuo cognome e noi non ti faremo trovare. Sono cretini, ma non sono cretini. L'indirizzo sono un po' cretini. Un pochino, sì. Vabbè, ma ce lo scrivi, noi ti facciamo trovare le carte all'interno di un armadietto. Peraltro ringraziamo anche un abruzzese, mi pare. Come fa l'abruzzese a c'è nessuno. Questo che è carino, questo è il miglior ascoltatore. Alò magico, un re mago e quei guaglioni sono uno spasso. Quei guaglioni sono uno spasso, anche se un po' cretini. No, ma sembra giunta all'ultimo momento. Grazie mille Ennio Teramo, cioè Ennio virgola Teramo. Ennio scrivi da Teramo o te chiami Teramo di cognome? Ennio virgola Teramo. Ragazzi, compagni, meno confusione. Adesso Dai. Ringraziamo tutti, il quiz ha avuto un grandissimo successo. Ennio, ti vogliamo bene, come fai ad ascoltarci da Teramo? Non lo so, bravo. Ma però forse con lo streaming. Non funziona. E quindi è strano che Ennio ci possa ascoltare da Teramo. Ennio, sei un mistero, un po' come Eric Palacios che ha vinto i precedenti 450 quiz. Euro. Io Berlusconi non lo so. Vabbè, noi mettiamo Berlusconi. Ma facciamo un gente, è un negro. Ma sì, è vero, questo è vero. Quanto tale non sa fare niente. Ma non è vero, non sa fare niente. Ma quando mai è stato razzista adesso Berlusconi? Razzista mai. Ma i negri sono uguali ai bianchi. Ecco. E quindi è opportuno ribadire rispetto per i negri. Ma prima ha detto l'altro. Ha detto altro 2 secondi prima. Dice sempre io non ce la faccio più. Io non capisco. Allora, però, non è qua per dire la sua idea sui negri, però. Senti, allora, intervistalo te su Shot, parliamola. Cosa che io non ne posso veramente più. Allora, vergogna! Ma cosa mi hai detto? Me l'ha scritto anche prima. Hai detto, caro Silvio, tu che sei superbo, prisco, magnifico, vieni a Super Beat. Quando, Super 8 Beat. Vieni in studio, ci chiami
io mi sono anche tecnologizzato. Tecnologizzato. Perché sì, c'è una rivoluzione dei multimedia in atto. Ho fatto una mail. Cos'è una mail? Ho fatto una mail per te. Una mail per te. Vergogna. Non l'ho letta, non mi è arrivata mai. Non fa niente, va bene. Lei è indaffarato, un uomo che lavora, quindi ma è cambia possibile. Cambia idea di nuovo, oddio mio. Cioè, non può cambiare idea in questa maniera. Tra l'altro, è anche disperato quando cambia idea, è una cosa sbagliata. Comunque, signor Berlusconi, oggi dovevamo parlare. Innanzitutto, poi ci dovrà spiegare perché ci ha tenuto così in bilico fino all'ultimo secondo, ma questo è un altro discorso. Perché volevo sapere se a casa mia, insomma, c'era un problema di accordo. Quale fra accordo? La signora che mi gira i tasti del telefono, quella che me lo alza e quella che io rispondo. Quella che alza il telefono? Quella che me lo alza e quella che io poi rispondo. Vabbè, quella che poi io rispondo. Non sono qui per parlare di telefoni. Perfetto, però ne ha parlato adesso. Comunque, il telefono l'ha inventato Meucci, è un'invenzione importante. Non è qui per parlare di telefoni e poi prende e parla di telefoni. È opportuno dirlo. Basta con i telefoni! Ma però sta prendendo tutto lei, signor Berlusconi. Io non vorrei. Non si concede il diritto di parlare di telefoni al capo dei moderati. Non si può. L'infame lurido vergogna. Ma chi infame lurido cosa? Vabbè. Puzza chi? Chi puzza? Me ne vado? Ma per, no, sta al telefono. No. Volete tutti che me ne vada? No, no, nessuno. No, abbiamo pagato. C'è stato fra noi. Ma cosa c'è stato? Tutti la crociera della libertà. Cos'è? Feste, campagne elettorali. Ma chi l'ha fatta? Voi, e voi sono volete, andato in crociera? E voi volete che me ne vada? Mai andato in crociera in allora mia. Tu mi hai anche votato. Non è vero. Hai detto mai. A Silvio sai che io ti ho votato. Credo nella rivoluzione liberale. Ma sì, nel 94 sicuramente Lola avrà votato. No, io voglio sapere se ha visto Eyes Wide Shut. Cosa ne pensa? Prima di arrivare alla rubrica, lei, Silvio a casa, deve commentare i classici dell'erotismo cinematografico. Lei vuole che Silvio vada a casa? No, no, si chiama Silvio a casa, la rubrica. Silvio a casa è la rubrica. Basta. Lo sento disperato comunque io. Non si momenti. Può cambiare nome così alla rubrica. No. La potevo chiamare Forza Casa. Ma no, Forza Casa, dai, no, Forza Casa proprio. Oppure no. Possiamo chiamare Silvio a casa delle libertà. Allora, sì. Io vi ho detto. Eyes Wide Shut. Io vi ho detto, vengo lì a Super Beat, faccio la rubrica sull'erotismo e parlerò di Eyes Wide Shut. Cosa? Il film di Stanley Rubik. Chi è Stanley Rubik? Chi è Stanley Rubik? Non lo conosciamo. Stanley Kubrick forse. Stanley Rubik tipo enigmatico, cubista. Ma chi può dire? E ha fatto questo film contro le toghe rosse. No. Perché, non era così il film. Perché no. C'è Tom. Quello Tom. No, che lo conosce Tom. Tom Cruise, bravo, grazie, lo sapevo che era Tom Cruise. Sì. Tom Cruise a chi è? Che ha un processo perché gli dicono che la Kidman è minorenne tra le altre cose. È minorenne e Cruise dice pensavo fosse la nipote di Steinbrücker. Ma chi è? Ma e allora dice non è possibile. Devono incarcerare. Allora lui va nella magistratura rossa e vede che tutti calzano. Calzano cosa? Calzano. C'è la famosa scena dove si vede il tribunale della città dove vive Tom Cruise. Chi è Tom Cruise? Il tribunale della città. Entra dentro Tom Cruise con tutte le carte che gli ha dato l'avvocato che è Jackson Pollock. Jackson Pollock l'avvocato, beh sì, Melbourne. Melbourne Pollock. Gli ha dato le carte al suo avvocato e tu vai al tribunale della città e ti difendi. Entra dentro. Trova che succede? I giudici, oh mio Dio, rossi, non sono rossi, con la maschera in viso, ma non è una... che vogliono abbattere il Tom Cruise, capo dei moderati della città dove vive Tom Cruise. Ma Tom Cruise, scusami, ora io hai sguacciato, lo ricordo un pochino, sconvolto. Ma vorrei dire, Tom Cruise, quando mai è stato il capo dei moderati della città di Ice White Chat? Se mi permetti, Tom Cruise ha staccato 10 milioni di biglietti e quindi è il capo di faceva il dottore, cose, cioè, si non chiama lavoro. Faceva il dottore, il medico. Allora, quella perché non mi è piaciuto quel film. Ok, in perché sintesi. Si fa vedere come la magistratura trombando diventi sceschi. E allora quando uno ha sex appeal. Silenzio, vergogna. Scusi. Quindi allora il messaggio è: i giudici trombano, i giudici lo fanno, quindi sono fighi, quindi Tom Cruise, capo dei moderati, non è figo. Questo è quello che viene detto? No. E quindi, e poi soprattutto,
Ma che noia. Cosa? Donna super, uomo sotto e basta. Ma che noia. Che noia. Che noia. C'è poco di dietro. Cosa, come c'è poco di dietro? No, vabbè, basta. Chiudiamolo, dai. Chiudiamo cosa? Berlusconi, per favore. Vabbè. Allora, è stato un intervento volgare, è opportuno rivalutare, la pellicola è valida, buona. No, ha detto l'ha stroncato. Il sesso che fanno vedere forse è lecito e opportuno per la narrazione, quindi penso che possa dire che il film è buono. Ma il film è buono. Comunque lo ringraziamo Silvio Berlusconi che è stato con noi. Ha scritto Francesca, come si chiama? Sì, ha scritto. Si chiama? Non lo possiamo dire. Non si può dire? No. Ci chiama Francesca Berlusconi. Sarà... Ma non l'hai chiuso. Francesca Pascale. Ancora non l'hai chiuso. No, cioè, vogliamo le carte, vogliamo le carte in tavola perché noi ci piace sparigliare le carte. Bello. Vabbè. Allora, settimana prossima di cosa ci parla Silvio? Io lo tratto un po' come matto. Adesso. Settimana prossima parleremo di un film altamente erotico. Sentiamo. Che avete citato nel corso della trasmissione. Che è faziosa. È una trasmissione indegna che offende il pubblico ludibrio. Non avevo dubbi che dicesse ludibrio. Vergogna, vabbè. È una trasmissione schifosa, sì. La faremo chiudere con i soldi di tutti gli italiani. Ma non se lo vuole dire il film della settimana prossima? Vabbè. Che vorrei trattare su questa. Io lo so qual è. Lo vuole dire? Sì. Prego, dica. Velluto blu di David Lynch. Di David Lynch. E vabbè, se lo vede nel weekend ne parliamo. Sarò molto felice di partecipare a questa graziosa trasmissione che penso sia un faro dell'informazione culturale di questo paese. Ha detto il contrario due secondi prima. No, io proprio non ho parole. Va bene. Allora. Beh sì, siamo tornati per i saluti finali Super 8 bit, anche questa puntata se la siamo levata, vabbè, comunque ci tenevamo. Sì Francesca, hai vinto, abbiamo preso anche il tuo cognome, lasceremo le carte, è sigillata la scatola, quindi non sappiamo cosa contiene, può contenere anche il programma del sentite, il programma, sigillata il, beh, ma c'è ancora Berlusconi, tu scrivi in studio. è arrivato in studio, va bene, allora è la risata di Silvio, vabbè, grande. Va bene, allora salutiamo anche con Silvio che è con noi, che ci saluta e vi saluta, ci sentiamo la settimana prossima, un riepilogo al volo prima di dare la parola a una Elisabetta sgargiante, bellissima, vestita come la protagonista di Cercasi Susan disperatamente, che era grande Patricia Arquette. Allora, Cacciatore di donne, orribile. Diana, la storia segreta di D. Non ci siamo. Fa schifo. Naomi Watts è orribile. Terrificante. Corpi da reato, però. Vabbè, Sandra Bullock e Melissa McCarthy fanno casino come, però, come rappresentanti dell'ordine pubblico, FBI Sandra, polizia Melissa. Molto divertenti. Melissa tira un cocomero addosso a un criminale negro. Va bene, lo dico detto, negro in omaggio a Berlusconi. Giusto. Anni felici, brutta, moschetta. Qui del mio governo. Moschetto Amarcord di Daniele Lucchetti su mamma, papà e lui bambino che cresce. Arriviamo al top. Ce lo potevamo risparmiare, se lo poteva risparmiare pure lui. Lasa Casas, Scania, camion Scania rosso argentino. Eccolo qui, lo sentiamo che abbiamo qui. Il camion di Lascia Casa è arrivata anche Antonietta. On the road, camion rosso Scania argentino. On the road, un Troisi triste. Il mate che succhia mate e trasporta una donna misteriosa con bimba molto simpatica. Si scopre tutto negli ultimi 20 minuti. Bellissimo. Bello. Giorgelli, un film del 1911 che esce nel 2013. Ragazzi, e alla fine, gran finale, Gravity, Sandra Bullock e George Clooney. Ma che carini. Che scherzicchiano il Kowalski. Il Kowalski sullo spazio. Sullo spazio, e poi arriva un grande casino e Sandra e Kowalski devono tornare sul pianeta Terra. Ce la faranno a tornare sul pianeta Terra? In omaggio a questo bellissimo film che ha aperto la 70ª mostra del cinema di Venezia, da poco conclusaci, mettiamo ovviamente la canzone per antonomasia legata allo spazio e legata a Gravity. Ringraziamo Antonomasia che ci ha scritto, dai. Ciao Antonomasia. Ringraziamo Antonomasia. Francesca, hai vinto, ti lasciamo a nome tuo in radio il regalino tratto da Now You See Me, il gadget che abbiamo dato. Super 8 bit torna la settimana prossima con Francesco Lo, Bonucci e Corallo, che palle. Giovedì, Bossi, che di nuovo Bossi che dirà la sua su altri film. Sentiamo Rantolo. Vabbè, Bossi non è professionale, ma mi fa ridere. Allora, ovviamente non potevamo che non mettere questa canzone, incomunicabilità, spazio e cinema. David Bowie. Arrivederci!